Eccoci, buonasera, pronti via, pronti partenza, via. Stasera ci divertiamo un bel po', che c'è tantissimo da sperimentare perché abbiamo fatto un po' di cose utili l'altra volta per la preparazione di questo mondo di dirette, eccetera. E adesso entriamo proprio a fare la prima diretta stasera e vediamo come funziona. Intanto, grandissimi, ciao Vincenzo Bunetto. Ciao Fabrizio Stork, ciao Luke De Caro, buonasera. Grande Noemi, il tuo video che abbiamo condiviso ieri su Instagram, andatevelo a vedere sull'Instagram di Music Off, c'è una performance di Noemi Terrasi, bravissima ragazzi, che farà parte di questo gruppo di Music Off Young. E Enrico Santacaterina, grandissimo, oggi ha mandato un video fantastico per questo progetto di Music Off Young che vedrete presto, poi stasera ve ne parlo un po'. Ciao Guglielmo Corvetti, ciao Andrea Tallarico, ciao Samu Perduca, buonasera, grande Guitar Migi. Migi, oltretutto, ragazzi, voi non lo sapete, ma è un bravissimo fotografo, oltre che un super liutaio, quindi in realtà dovrebbe stare qua a raccontare tutto. Ciao Polaudia, vedo da quella sigla che mi vuoi convincere che hai preso l'L12, così sei pronto per le prossime dirette. Scusate, ho scordato il timer, che bestia. Ciao Stefano Dall'Osto, aspetta intanto, vediamo qua, sempre super, ciao Walter Palombi, ciao carissimo, ciao Angelo Savarino, questa sera oltretutto come vedete qui sotto qui, gli ospiti sono Me, Myself and I, quelle sono le mie tre facce di questa sera, e quindi ci avremo molto tempo per farci due chiacchiere insieme, rispondere a tante domande, sarà veramente molto ricca, quindi organizzatevi magari pure con un blocco d'appunti, facciamo un po' di prove, vi farò vedere una caciara di roba bellissima. Ciao Ste, stasera si impara un po' di tecnica streaming. Bene. Ciao Xpedo03, buonasera. Buonasera. Bene. Vabbè, ma tanto siamo soli perché dobbiamo aspettare. Iniziamo. Vediamo un po'. Mi dite soltanto se si sente questa musica di sottofondo che adesso si dovrebbe sentire, che la teniamo per tutto il tempo della diretta. Oltretutto si sentiva il riverbero perché riusciva dalle casse da qua. Scusatemi. Dicevo, mi dite se si sente questa musichina di sottofondo molto, molto lounge. Gli piacerebbe a Lucante83. Sì, si sente la musica, benissimo. Siamo economici con i consigli, che qui è un delirio. No, ma infatti l'idea in generale di questa rubrica è trovare, prima di tutto dare gli strumenti per capire come funzionano certe dinamiche, che inevitabilmente sono complesse da capire, magari ci si può preparare bene, però alla luce dell'esperienza fatta, quando diciamo c'è una persona esperta che vi spiega le cose in maniera semplice, aspettate che questa però me la abbasso un po' che mi sta rintronando, sì, la musicina, quando si spiegano le cose in maniera semplice, l'obiettivo che poi era quello che dicevamo nella scorsa diretta, è che ognuno di voi sia in grado di fare le cose in maniera assolutamente semplice per quello che ha, con quello che ha. E se c'è da comprare qualcosa si può risolvere con cose anche molto economiche come la carta forno, no? Ciao Nicola Guitar, Diomedes, Dirette d'Oro, Grande Thomas, yes, si sente, perfetto. Ciao Marco Lodar, ciao Giro Palmentieri, buonasera a tutti. Allora cari, intanto vi ricordate un pochettino di quello che abbiamo fatto? Avete visto tutti la prima diretta? Perché lì ci stanno parecchie cose di base che ovviamente ci ripassiamo dentro, però sarà importante vedersele un po', ma anche per approfondire un po' quei concetti di base, perché le cose buone del video vengono tutte da pochi concetti molto chiari, molto importanti. E il primo di tutti è quello dell'illuminazione. L'illuminazione è la cosa più importante, cioè la buona luce fa il video, lo passa da un 20% di qualità a un 70% di qualità, cambia completamente, proprio tantissimo. Quindi è fondamentale anche concentrarsi a vedere delle piccole cose. È una piccola fatica, però io veramente vedo lo streaming come un grande strumento, perché pensate, ecco, anche la situazione in cui siamo adesso, no? Che ci troviamo a casa, però vogliamo suonare, vogliamo fare musica, abbiamo bisogno di parlare con qualcuno, dobbiamo fare una presentazione per un'azienda, dobbiamo fare didattica a distanza, dobbiamo fare tantissime cose. I concetti che abbiamo visto nella prima diretta, che stasera li rivediamo e li approfondiamo pure, sono quelli che vi permettono di rendere, diciamo, un'immagine professionale di quello che state facendo,
con pochissimo sforzo, proprio pochissimo. Ciao Emanuele Sereni, grandissimo. Ciao Guglielmo Corvetti, grande Cornea 66. Ciao Francesco Savarese. Intanto, carissimi, se io vi invito come sempre a traslocare da Facebook a Twitch, perché da lì posso gestire bene le domande che arriveranno stasera. E oltretutto la qualità audio e video della diretta è molto superiore, visto che vi farò vedere anche molte cose. Se avete una buona connessione, venite su Twitch e poi da lì diciamo è più facile anche l'interazione per me, prendere le vostre domande, tirarle dentro, è veramente molto più easy. Ciao Daniel Manuel, buonasera. Ciao Simone Di Meo, questa sera vi seguo da YouTube all'Aquila, connessione è rimasta agli anni 80. Sì, ecco, ovviamente Twitch è un po' expensive dal punto di vista di connessione, quindi se avete una connessione così così, fatela comunque su YouTube, che è un altro paio di maniche. Allora, andiamo a vedere un attimo quello che vi voglio far vedere stasera. Due capitoli importanti. Uno riguarda la scelta della composizione dell'immagine. Adesso mi spiegherò meglio e capirete a che cosa mi riferisco, che è una cosa fondamentale, perché dopo gli errori che abbiamo visto l'altra volta delle luci, sostanzialmente del come avere un audio decente, e poi comunque ci rientreremo anche più a fondo, l'altra cosa veramente drammatica il più delle volte è l'image composing, cioè la parte proprio della composizione del quadro, cioè quello che voi vedete adesso qui davanti a me. Questa cosa c'ha tutto un senso, ci sono una serie di tecniche cinematografiche che vengono utilizzate nella fotografia e nel video, ovviamente. Scusate, tecniche fotografiche che vengono usate nel cinema e anche nelle cose di streaming, che fanno tutta la differenza del mondo e anche quello che volete trasmettere. Stasera vediamo un po' a volo d'uccello un po' le tecniche generali, non è così fondamentale, ma vi garantisco che una volta viste vedrete i film con un altro occhio, assolutamente. Ciao SNT SVT, scusate che stasera, nonostante ho veramente tanti monitor, è tutto pieno perché vi devo far vedere un sacco di roba. Ciao Urbine Sergio, ciao Michael Cole, ciao, buonasera. Ok, andiamo avanti. Adesso vi faccio vedere intanto questo pezzettino che è una guida molto semplice che si trova tranquillamente in rete, che si chiama Camera Shot Types, cioè il tipo di inquadrature di composizione dell'immagine che ci possono aiutare per realizzare i nostri video. E dopo, quando avremo visto questa parte un attimo introduttiva, che si trova tranquillamente su internet questa guida, vi faccio vedere un po' di video, ho ripescato un po' di video di Music Off che ho girato in tanti anni, e commenteremo un po' insieme le inquadrature. Perché? Perché quello che è importante per chi vede, cioè per voi che vi piacerebbe magari fare streaming, fare meglio i vostri video su YouTube, fare meglio... ciao Giuseppe Di Nardo, sì, lascerò il video sul canale ovviamente. Sì, non vi preoccupate se state, ovviamente se non c'è il supporto Twitch sulla TV, vedetevelo da YouTube. Io vi invito sempre lì perché è veramente dove stiamo puntando proprio per lo streaming. E, dicevo, la cosa importante non è soltanto vedere le tecniche, ma come suonano, nel senso come le applichiamo a un concetto più semplice, però legato al nostro mondo della musica. Cioè, io come faccio a fare un'inquadratura corretta di me che suono la mia chitarra nella mia stanza, o di me che faccio la mia ripresa di un pianoforte mentre suono al piano nella mia stanza o in una sala prove? Ecco, queste cose le vediamo proprio stasera. Ciao Augusto Ragonese, buonasera. Ciao Invincibile Giovanni, buonasera, buonasera. Diomedes 9, ho messo in pratica le dritte sulle luci e già con una semplice Logitech C920 la qualità sale moltissimo. Oltretutto, scusate, sono un aneddoto perché mi è capitato proprio di sistemarlo ieri con Gianluca Ferro, che abbiamo preparato la diretta che vedrete tra una decina di giorni, che non l'abbiamo ancora annunciata ma sarà stellare. E lui c'ha proprio una C920, che è una webcam diciamo di un buon livello, una macchina che costa 70-80 euro, quindi non è una cosa proprio entry level.
La Logitech, per esempio, c'ha un software che permette di disabilitare tutti gli automatismi, quindi la parte dell'esposimetro che pompa continuamente, il fuoco che si muove continuamente, e si possono fare setup a mano. E gli ho fatto vedere la differenza tra l'automatismo e la parte settata a mano, diciamo, mentre io lo guardavo sistemare questa cosa, gli dicevo abbassa questo, metti quello, è venuta una qualità che sembra una reflex veramente micidiale. Ciao Marco Git, buonasera. Buonasera ragazzi. Allora, io direi andiamo a incominciare. Vediamoci un attimo un po' di passaggi abbastanza importanti. Tutta questa parte ve la salto, non è un problema, io vi voglio concentrare sulle immagini. Esistono vari sistemi di, vedete come vengono chiamati, camera shot types, proprio le scene. Vedete, questo è un long shot o wide shot, cioè un'immagine larga. Queste sono tutte cose teoriche che non riguardano la musica. Dopo le atterriamo. Vediamo un po'. Ok, poi c'è il full shot. Cercate di immaginarvela anche in qualche film che avete visto. Medium long shot. Cowboy shot, questo si chiama anche primo piano americano in italiano, dove vengono tagliate, diciamo, all'altezza delle ginocchia. Poi lo vedrete bene dopo. E anche questo, vedete, somiglia molto a questo qua. Questo è il medium close up, quindi alla vita. E questo è quello che usiamo di più per i video musicali, per esempio. Che uno sta seduto, viene ripreso circa all'altezza della vita se fa il chitarrista, dopodiché da lì può suonare liberamente. Adesso vediamo come fa l'inquadratura pure. Poi c'è il close up, questo per esempio si usa tanto nelle interviste, adesso ve lo faccio vedere. Poi c'è il choker, che è ancora più stretto, diciamo, e la testa comunque è ancora tutta dentro l'inquadratura. Poi c'è questo, che assomiglia un pochino a questo mio, l'extreme close up, perché io ho la testa già tagliata, però sarebbe grosso modo una cosa del genere. Questo è molto bello. E questo è proprio il particolare sull'occhio. Poi ci stanno varie cose, vedete? Low angle, high angle, cioè dall'alto la ripresa, dal basso la ripresa, Dutch angle tilt, cioè quando spostiamo e incliniamo la telecamera in maniera quasi sbagliata leggermente. Over the shoulder shot, questa è un'altra tecnica che si usa per le interviste, adesso ve la farò vedere in uno dei video di Music Off che vi ho selezionato. Poi ci sta il bird's eye view, cioè dall'alto. Queste per esempio sono delle bellissime riprese che si possono fare quando fate i video e durante il... magari con una GoPro, capito? Scusate che intanto Giacomo Pasquali mi scrive che dice mi sta vedendo la diretta e c'è un leggero fuori sync. Aspettate che già che ci siamo lo andiamo a correggere e poi vedremo come si fa questa cosa. Facciamo... sarà stato, dai, se mi ha detto leggermente sarà 50-60 millisecondi, adesso magari sarà meglio. Quindi queste sono un po' delle inquadrature. Adesso questa roba qua come la traduciamo in qualcosa di musicale? Perché ovviamente il problema vero è come quando uno va a lezione o si studia un metodo. Il problema è che passare da un esercizio a un mero, chiamiamolo mero, diciamo un esercizio, da un esercizio alla pratica, il problema è sempre che poi ci manca quello che in gergo si chiama il manico, cioè la capacità di trasformare quello che abbiamo visto, abbiamo imparato con occhio discreto, con occhio attento, in qualcosa che sia evidentemente efficace per quello che dobbiamo fare. Spirito 17, certo che Jack c'ha un occhio, manco io me ne ero accorto. Ah, grandissimo, Gianluca Ferro, già ho imparato un sacco. Gianluca, guarda, ho appena citato perché ho parlato del lavoro che abbiamo fatto sul setup della tua Logitech C920, passando da automatico a manuale. Ok, andiamo a vederci il primissimo video. Allora, questo è un video che abbiamo girato in esterna, eravamo in un negozio qui a Roma. E sostanzialmente questo video ha tre camere. Uno inquadra in primo piano il musicista, un altro inquadra lo speaker, che probabilmente tanti di voi conoscono. Aspettate che la condivido questa. E inquadra lo speaker e un'altra fa un close up, cioè un close shot, quello che vi ho fatto vedere prima, cioè quello shot che fa il taglio così, per dare un cambio di passo durante questa intervista, queste riprese. Vediamo se la telecamera si mette a fuoco. Yes, perfetto.
Le migliori riprese dal basso sono quelle di Pupi Avati. Gira i suoi film praticamente seduto a terra. È vero, lui fa un sacco di low shot, proprio tantissimi. Allora, guardate qua. Qui, per esempio, sta suonando. Lui è Moreno Viglione, un chitarrista di Roma, bravissimo. Vedete l'inquadratura come è composta? C'è tutta una serie di cose da tenere in considerazione. Adesso ve la faccio vedere un po' più grande. Allora, lui prima di tutto è rivolto per ovvie ragioni perché la chitarra è più larga di noi fisicamente. Allora bisogna posizionare l'immagine, non, cioè la testa per esempio o il corpo, non proprio al centro. Altrimenti ci troveremo che a destra, diciamo alla destra di quello che state vedendo, la paletta sarà molto vicina a questo bordo, quindi purtroppo al bordo di destra. Ah, se faccio così non si vede. Aspetta che la giriamo in un altro modo, aspettate. Abbiate fede. Ok, adesso il mouse si vede. Vediamo un po'. Ciao Piero Rocchetti, buonasera. Dicevo, se mettiamo Moreno al centro, il problema è che la paletta della chitarra verrà molto molto vicina a questo bordo. Quindi purtroppo sbilancerà l'immagine da una parte. Quindi l'idea è di mettere più o meno alla stessa distanza dai bordi l'attaccatura della cinghia della Les Paul che sta qui e la paletta della Les Paul. Questo significa posizionare un po' più da una parte, nel caso dei chitarristi che suonano normale, cioè quindi non sono mancini, sono destri, dobbiamo spostarli guardando l'inquadratura un po' a sinistra. Questa cosa, vedete, crea un'immagine assolutamente bilanciata. Cioè lui è al centro, poi adesso c'è il gomito che sfalza un po' l'immagine e lui è piegato un po' in avanti, però l'immagine è assolutamente bilanciata. Adesso vediamo anche questa cosa dell'altezza da sopra e ci organizziamo pure questa parte qua. Lui che sta facendo qua? Sta suonando. Quindi immaginate che questa qui è una potenziale inquadratura che potete avere dentro casa pure, non ci sono grandi problemi. Scusa Thomas, forse anticipo, ma in questo caso avete impostato l'autofocus o manuale su un punto preciso. Allora, quando faccio le riprese in esterna, tipo queste, il fuoco è sempre manuale, non si gira mai in autofocus a meno che non ci sia un motivo. Io, per esempio, stasera qui sono in autofocus perché vedrete anche dopo mi devo girare, devo prendere un'altra macchina, quindi ho bisogno che il fuoco mi segua un po' più tranquillamente, anche perché uso una focale molto corta, una F1.4. È un vetrone, come lo chiama Spirito 17. Quindi se io mi allontano un po' troppo, mi avvicino un po' troppo, vado fuori fuoco e non viene compensato. Dicevo, questa può essere tranquillamente un'inquadratura che ci avete a casa vostra. E questa è già giusta, tra virgolette, già buona da usare. Come vedete, questo sfondo, qui eravamo in questo negozio che c'erano tante chitarre appese, è un po' fuori fuoco, c'è un effetto bokeh non spintissimo perché volevo che si vedesse che c'erano delle chitarre, ma non perfettamente a fuoco. Aspetta, ve lo faccio vedere anche un po' più grande, vedete? È un po' fuori fuoco le chitarre, cioè si capisce che chitarre sono, ma non si legge per esempio la scritta del marchio, per esempio. Questo qua si fa, come vi dicevo l'altra volta, cambiando la F, cioè la profondità di campo dedicata a quella specifica lente. Vado un attimo avanti, vi faccio vedere solo sto pezzettino e poi vi voglio far vedere una chicca che ho ritrovato oggi, veramente bellissima. Quindi lui suona, suona, suona. Adesso non lo state manco sentendo, però immaginate voi là dentro, a camera vostra, fa questa cosa, no? Adesso guardate, questo qui è uno shot dove ci stanno due persone, quindi l'ho preso perché può simulare molto bene il fatto che ci sia un cantante e un chitarrista. Magari ci avete un video. La vostra moglie, il vostro amico che suona con voi, la vostra amica, sorella, fratello, quello che sia, suonate e cantate, magari due chitarre. Allora, vedete, uno e l'altro non stanno appiccicati, non stanno su piani diversi. Ci abbiamo uno sfondo che è abbastanza a fuoco, l'effetto bokeh è cortissimo, però loro stanno stranamente in queste due linee. Vedete, uno sta qua e un altro sta qua. Queste due linee, come scoprirete tra poco, che ve lo farò vedere, questa è la regola dei terzi, si chiama questa qui, che è semplicissima da capire perché sono quelle righe che compaiono quando accendete anche la telecamera, la fotocamera dell'iPhone, una cosa del genere. Cioè è molto semplice da capire, però dà uno stato di tranquillità, genera uno stato di sicurezza nell'occhio perché sono delle linee guida che conosciamo molto bene.
Quindi che succede? Questo video un po' va avanti, aspettate, lo passo avanti, vedete c'è questa inquadratura mentre lui parla, lo lasciamo lì anche Moreno che conferma, parla, dice alcune cose anche lui. Poi per cambiare il ritmo ho pensato di inserire un'altra camera che facesse questo close shot anche sullo speaker. In questo caso vedete ogni tanto passo su Moreno, ovviamente qui sta continuando a parlare, serve per dare un po' di movimento al video. Questa cosa, se ci avete più di una telecamera, si fa tranquillamente. Vediamo se la riesco a ribeccare senza farvi perdere troppo tempo. Ancora, ancora. Vedi, lui continua a rispondere, si gira verso di lui, la posizione è rimasta la stessa. Dai, santa pazienza, dove sta sto coso? Aspetta, ando un po' avanti. Eccolo. Vedete, qui a questo punto, se la connessione non si pianta, che YouTube, eccolo. Vedete, a questo punto, per dare cambio, ho messo lui che sta qui. È quasi al centro, è anche sempre sulla regola dei terzi, però prende predominanza, diciamo, vedete, non è proprio fisicamente proprio al centro, perché lui si stava girando continuamente verso Moreno. Se io l'avessi messo al centro preciso dello schermo, quando si girava verso la sua sinistra, sarebbe stata l'immagine sbilanciata da questa parte. C'è una regola molto importante della composizione. Vi ripeto, queste sono regole che poi va bene romperle, distrarle, rivoluzionarle, cambiarle. Però è bene saperle. Quando uno sa le regole, poi dopo sa anche come infrangerle in maniera creativa, positiva. È come quando tu improvvisi, se tu conosci l'armonia e tutta una serie di approcci melodici per l'improvvisazione. Quando decidi di suonare out, puoi fare la scelta che vuoi, magari anche contro certe determinate regole. Se non le conosci, al massimo poi butta giù le note ad catsum, si diceva in latino. Esatto, bravissimo. Per rompere devi essere più bravo di quello che le rispetta. Ciao Robby Kotor! Allora, quindi ritorniamo qui un momentino. Vedete, lui è al centro, però lascia uno spazio per il fatto che continuamente si gira. Adesso fine di questa prima parte. Io preferisco sempre fare questa cosa qui, cioè far vedere una cosa, così ci avete chiaro l'esempio, e poi vi spiego un po' come si può realizzare questa cosa qui. Per adesso comprendere alcuni dei composition tips, cioè come mettere a punto questo sistema di inquadrature, ho pensato a varie cose, volevo farvi io dei disegni, volevo farvi io degli schemi, volevo trovarvi delle foto, però poi ho pensato che effettivamente c'è qualcuno che lo sa sicuramente meglio di me e ha fatto anche più esperienza di me nella vita. Uno di questi è un fotografo famosissimo che io adoro, che si chiama Steve McCurry, che è stato uno dei fotografi storici di National Geographic e ha fatto tante foto che sicuramente avete visto. Ciao Angelo della Valle, grandissimo. Venite su Twitch, se state su Facebook, ragazzi, venite su Twitch o su YouTube. Il link di Twitch lo trovate proprio nella descrizione che sta in alto sopra Facebook, sulla descrizione di Facebook. Ah, grazie per i bits, Brenzino, grazie mille. Quindi ho cercato un tutorial, mi ricordavo che esisteva, di qualche suggerimento di Steve McCurry sulle composizioni. E adesso ve lo faccio vedere. Ciao Bigianni64, questa seconda puntata non volevo perderla. Bene, bene, benvenuto, benvenuto. Non è mai tardi per iniziare. Allora, aspettate che vi condivido questa. Dovrebbe essere qua. Esatto, siamo noi. Allora, questo qua è un videino che trovate tranquillamente su YouTube, basato sul lavoro di Steven McCurry. Il primo, dice, è la regola dei terzi. Vedete? Potete piazzare, fatto 100, che... Questa è l'inquadratura, cioè questo bordo con gli angoli è l'inquadratura della vostra telecamera. Immaginate o li trovate dentro le telecamere, le fotocamere ci stanno questi rulers che stanno dentro, si attivano e si disattivano in quasi tutte le macchine. Lui dice, sono molto interessanti questi punti qua, cioè gli incroci, vedi, place points of interest on intersections, cioè i punti di inserimento che stanno qua. Quindi qui, qui, qui o qui. Quindi questa è la teoria e poi lui lo spiega, vedi? Vi fa vedere la regola dei terzi applicata a queste situazioni. Ovviamente lui era un fotografo
che si occupava di fotografare gente, persone in tutto il mondo, non faceva i musicisti, ma trasferire questa cosa in una ottica normale, vedrete che sarà molto semplice. Ciao Stefano Traverso, buonasera. Vedi, position important elements along the lines, vedete? Lungo queste linee, mettete qui gli oggetti principali. Vedete? Guardate che occhio che c'ha su questa cosa. Questo è il secondo modo, quindi non è la regola. Questo è il leading lines, quindi vedi, usate le linee naturali per condurre quello che è l'occhio dentro all'immagine. Guardate qua. I binari del treno e le linee che vengono generate dalla ghiaia portano verso quest'uomo che cammina con l'ombrello, con la maglietta arancione. Guardate qua. Questo amore è stupendo. Vabbè, lui è stato uno dei più grandi fotografi del mondo. È ancora vivo. Fotografo pazzesco. Dice, usate le diagonali. Creano un grande movimento. Per esempio, tum, vedete? Incroci. Questa cosa si può allestire in qualunque stanza, eh? Non la neve con la montagna. Framing. Metti, per esempio, vedi, use natural frames like windows or doors. Questa qui è molto figo per fare dei video. Magari per una seconda telecamera, vedete? Nelle finestre del treno, oppure nel finestrino. Questo sistema di framing è veramente molto, molto bello, molto efficace, molto fresco, molto profondo anche. Trova un contrasto tra il soggetto e lo sfondo. Quindi questo è pure importante, vedete? Quando farete il vostro lavoro di video dentro casa, quando preparerete il setup per fare il vostro primo streaming, considerate questa cosa. Avete uno sfondo bianco, non vi vestite di bianco, oppure non utilizzate luci particolarmente bianche. Avete uno sfondo, diciamo, molto incasinato, come quello che ho io qua dietro, mettetelo molto fuori fuoco, usate una F molto lunga, vedete dietro non si capisce bene che c'è, si intravede qua una libreria, là in fondo c'è un computer, però io, qui è un casino, nel senso, questo non è lo studio di Music Off perché stiamo ancora a fare i lavori, questo è lo studio di mia moglie, è una stanza dentro casa, qui ci passano anche le bambine, quindi vedete, il cinema è anche finzione. Questa cosa si può fare anche a casa vostra. Questa è molto molto carina questa cosa. Guardate qua, vedi? Fai i contrasti. Avvicinati. Avvicinati al soggetto. Guardate che meraviglia sta cosa. Questi sono i close shot, quelli che vi ho fatto vedere prima nella parte didattica iniziale. Centra l'occhio dominante. Ogni persona ha un occhio dominante. Guardate qua, vedete? L'occhio suo è esattamente nella linea di mezzo. Guardate anche questa. Vedete, non è come quella di prima di Davide che vi ho fatto vedere. Mi sai dire come si creano i clips musicali e si postano su YouTube per i videos? Adesso vediamo. Perché la maglietta nera, no? Tom, domanda forse idiota. No, io tengo la maglietta nera, è proprio un'abitudine. Questa è la maglietta da diretta. Ormai questa è la 50esima diretta, 51 che facciamo. Ho sempre messo questa. Ogni volta fine diretta la lavo, oppure mia moglie me la sequestra e poi la rimetto dopo. È proprio un'affezione, mi piace tantissimo. L'occhio dominante è bellissimo. È la tecnica che ho usato io per Davide prima nel video che vi ho fatto vedere. Cioè, vedete, non è esattamente al centro. Qui l'occhio dominante è evidente che è il suo destro e lui lo mette precisamente al centro. Questo anche per i video ovviamente vale. Vedete? Guardate? Poi pattern e ripetizioni. I pattern sono esteticamente piacevoli. Guardate qua che figata. Immaginate, questo è la stessa cosa che potreste avere in una parete dietro di voi, dentro la stanza dove state. Vedete, il meglio è quando però il pattern si interrompe. Questo ovviamente sono i suoi suggerimenti per le foto che lui ha fatto, still life, tutte cose di questo tipo. È incredibile, c'è una varietà incredibile. Io, aspetta, vi faccio di simmetria e poi vi dico questa cosa. Symmetry is pleasing the eye, pleasing to the eye. Vedete? Lui per esempio è completamente al centro. La regola di prima dell'occhio dominante l'ha interrotta, l'ha cambiata completamente. Qui ci sono tutta un'altra serie di regole importanti però, eh. Guardate qua, vedete? Precisamente al centro dell'orizzontale. E questo è Stephen McCurry. Io penso che una cosa importante che vi posso dire è che una delle cose più importanti per un fotografo, per un videomaker, per uno che fa streaming,
e immaginare di curare quello che è l'asset principale, che di fatto è il video e la musica, ovviamente. Adesso vi leggo un po' di commenti. Quindi è molto importante, guarda caso, imparare guardando, perché la fotografia si impara ovviamente sulla tecnica, ma io per questo poi vi porto tutta una serie di esempi, perché è con questi esempi che si cresce. Cioè, io ho visto milioni di fotografie, tantissime, perché mi piace proprio entrare in quell'ottica e cercare di scoprire alcune cose. Oltretutto sono appassionatissimo di cinema. La cosa pazzesca è che quando fate pratica come fotografi, come videomaker, dopo tanti anni anche, ogni volta che vedete un film lo dovete vedere sempre due o tre volte, perché la prima volta non ci capite mai niente. Perché guardate soltanto le cose che sono state fatte a livello di comunicazione, di scelta delle inquadrature, delle luci che sono state fatte. E veramente c'è un film dentro al film. Ed è stupendo, ragazzi. Guarda, è una cosa incredibile. Magari una sera ci vediamo qualche spezzone di qualche film memorabile sulle inquadrature e sulla fotografia, dove ovviamente dietro a grandi registi ci stanno dei giganteschi fotografi, si chiamano proprio direttori della fotografia, che sono quelli che veramente cesellano l'immagine. Allora, vediamo un attimo. Grande Claudio Pietronic, ecco, ci mancavi pure tu stasera. Grandissimo. Allora, aspettate che vi leggo un paio di cose. Ciao Giuseppe Continenza. Buonasera, intanto se state su Facebook vi invito a venire su Twitch, io lo dico ogni volta, ci vuole sempre un po' di pazienza, ovviamente aspettate che vi tolgo l'alert che gira, tanto stasera non abbiamo altri ospiti, soltanto io. Amici di Facebook, venite a trovarci su Twitch per gustare questa diretta in alta qualità, twitch.tv/musicofcommunity. Allora, vediamo un attimo, qualche domanda. Luca Nonnis, per mandare streaming musica dal vivo in ambienti non trattati, conviene usare microfoni dinamici o a condensatore? Ok, questa è una buona domanda. Sicuramente dove il microfono a condensatore, soprattutto se è particolarmente buono, riprende moltissimo dell'ambiente, quindi la stanza trattata è cruciale. Può essere una buona idea utilizzare dei dinamici, per esempio un SM57 davanti alla bocca riprende meno ambiente che se ci metto un 414 o un, non lo so, un altro condensatore che vi piace. Questo perché ovviamente la stanza è parte del suono, ma sicuramente c'è bisogno di poterla sfruttare al meglio. Ci stanno, aspettate, fammi vedere se ce l'ho qui a portata di mano, eccola. Scusate che è un po' impelata dal gatto. Ci stanno degli oggetti, tipo questa qui, che si chiama, se non ricordo male, sì, scusate che non stavo mettendo a fuoco, si chiama Chaotica Eyeball, questa qui, cioè questo davanti sostanzialmente. È un attrezzino molto semplice, dove qua dentro ci si infila un microfono a condensatore a diaframma largo di solito, e si infila praticamente così. Cioè, adesso sì, le mie dita sono il condensatore, aspettate. Eccolo, ecco. Si mette qui, qui c'è il diaframma, diciamo la parte del microfono che pesca il segnale, poi viene messo questo semplice antipop davanti e quindi si può cantare e parlare vicinissimi a questa parte qui. Questa qui ovviamente non è come avere un ambiente trattato, però si avvicina veramente tantissimo, veramente tanto. Ciao Pasquale, buonasera. Vediamo un attimo qualche altra domanda. Anch'io sono appassionatissimo di cinema, sport, geografia, cultura generale e musica, meno male. Sì, le passioni della vita sono una cosa straordinaria, ragazzi, il video e la fotografia sono una figata pazzesca. Allora, Alex Montana, la vera domanda che mi affligge è come trovare la voglia di arrangiare, mixare e masterizzare album già fatti tanti anni fa e soprattutto come smettere di cominciare progetti a oltranza senza mai finirli. Questa è una bella domanda, diciamo un po' fuori tema con la serata, però... Ragazzi, se avete tanti progetti appesi, io sono uno che ha sempre mille cose aperte e a volte alcune non le porto a termine. Però la determinazione è una delle cose più belle. E vedrete che gusto sarà a finire la salita della montagna. Michael Cole, bisognerebbe studiare Vittorio Storaro, assolutamente, assolutamente. Ciao Lucante, grandissimo! Scusate ragazzi, Lucante è un altro caro amico che io sto cercando in tutti i modi di portare qui una sera, perché lui ha un bellissimo canale Twitch insieme a Shadow, dove fanno musica molto in produzione diretta, mentre lei, che è un'illustratrice, disegna. E lui è un altro master chef veramente molto bravo di streaming.
Quindi adesso io vi sto mandando questo linkettino su Twitch. Per favore cliccate sul link Twitch, quello che vi è comparso. Vedete, warning, vi segnaliamo un canale Twitch veramente top. Cliccate sul link di Lucante83, potete farlo anche durante la diretta. Non ve la chiude il browser, non è uno scemo. E mettete un follow al canale perché è veramente bellissimo e vedrete delle cose, oltre che la musica stupenda e l'illustrazione di Shadow, troverete sicuramente pane per i vostri denti anche per quello che riguarda fotografia e video. Vediamo un attimo, consiglio un canale YouTube purtroppo non più attivo, si chiama Every Frame a Painting, che analizza il grande cinema in maniera davvero interessante. Grazie mille, Nicola Guitar. Ti chiedo solo una cortesia, se mi mandi un messaggio privato qua su Twitch o su Facebook, dove vuoi, e me lo segni il link e lo vado sicuramente a vedere, non lo conoscevo. Ciao Ignazio Serventi, se posso possiedo una Logitech 930, il software non fa lo sfondo sfocato. Diciamo, si può ottenere lo stesso una webcam del genere, grazie. Allora, diciamo, le webcam sono tarate per non fare questa cosa, per avere una profondità di campo lunga fino in fondo, perché è l'obiettivo di solito più professionale che musicale. Però con qualche accorgimento si può fare, non è così semplice, però se volete questo effetto che ho io qui, questo bokeh bellissimo, questo sfondo così consunto sul retro, diciamo che la lente vera, i vetroni ci vogliono. Grazie Lucante per 100 bits, grazie mille. I vetroni ci vogliono, le macchine, le reflex ci vogliono, è proprio un altro paio di maniche. E vediamo un attimo, Thomas, mi sai dire per fuori quale programma usi per creare immagini digitali? Che intendi? Cioè animazioni, video, fotografia, grafiche, illustrazioni, che tipo di immagini, Stefano? Francesco Savarese, la cosa che hai detto sui film è verissima, a volte le immagini e le sfumature più belle si riescono ad apprezzare solo dopo la seconda o terza volta che si vede un film. Ma questa è proprio una tecnica che usano i grandi direttori della fotografia. È vero, guarda, io mi sono innamorato di questa cosa. Vedendo ogni volta che vedo una puntata anche di una serie su Netflix, io poi sono uno psicopatico perché mi vedo tutto in inglese anche per tentare di migliorare le mie performance durante le interviste con gli artisti. E da tanti anni vedo sempre tutto in inglese, quindi sto attento alla fotografia, alla luce, all'inquadratura, composizione inglese, cos'è? Alla fine finisco il film che sto col mal di testa. Bene, allora vediamo un attimo. Grazie per il follow, Luca82 Power. Buonasera, benvenuto. Grazie, grazie Lucante. Saluta tanto Sara. Salutala tantissimo. Stefano Traverso, animazioni, video e fotografia. Per le animazioni, diciamo di quel tipo, ci sono varie cose più semplici. Ma se no, il software di riferimento è After Effects di Adobe che uso. E per montaggio video io uso Vegas da tantissimi anni, che era un software della Sony che poi è stato ceduto alla Magix, che io trovo di una professionalità anche superiore a Premiere per certe cose, perché soprattutto nella fase di rendering permette di fare delle carburazioni molto profonde anche sulla forma del pixel, sul colore del punto pixel, quindi mi piace molto, però uso pure Premiere. Final Cut lo uso poco perché io monto i video su PC, non uso tanto Mac per questa roba, lo uso per altre cose. Luca Nonis usa un'ottica, il mio Fido PZ28135 F4. Quello è un vetrone, veramente bello. Chiaramente se vuoi ancora più bokeh, ti metti un F2.8, io c'ho un F1.4 qui, quindi si può anche andare su. Però sugli zoom è difficile. Ciao Gino Bellino 62, buonasera. Allora, cari, andiamo a vederci un altro pezzettino. Che dite? Visto che abbiamo risposto a un po' di domanduzze. Adesso vi faccio vedere qualcuna delle regole che abbiamo visto insieme poco fa, applicate a dei video reali. E vi ho preso qualche videotest, qualche intervista, altre cose che stanno, diciamo, nello storico di Music Off, delle cose che ho girato io. Ho preso tutte cose che ho girato io perché così so esattamente che ragionamento ho fatto qua dentro. Allora, questa qui è oltretutto in questo video ci sono due artisti, c'è Giacomo Pasquali e c'è Stefano Tavernese, che sono diversi, sono alti uguali, diversi, sono molto diversi anche come persone. Lui ha i capelli bianchi, Jack non ce l'ha come me, o ce n'ha pochi, quindi è anche diversa questa cosa qui. Per cui ho fatto un po' di scelte, ho usato tre camere, ho usato questa davanti. Qui ho usato solo GH5 di Panasonic con tre vetri diversi. Allora, ciao Fiaccherio. Fiaccheraio magico, ciao, grazie, buonasera.
ho usato tre camere diverse. Questa qui davanti, scusate, stessa camera, tre vetri. Questo davanti c'ha un 1235 f2.8 fisso, bellissimo, una lente stupenda, ed è su uno slider monitorizzato che fa slide e tilt, cioè la telecamera gira in questo verso mentre slida. Adesso vi faccio vedere un pezzettino dell'effetto che fa, partendo dall'inizio. Scusate che muto, che tanto non ci serve l'audio, non è interessante. Vedete che lo sfondo sembra muoversi e lui sembra sempre al centro. Questa è l'altra inquadratura. Qui ho usato un... adesso ve le spiego tutte e tre, scusate. Intanto vi faccio un attimo assaporare il mood del video, giusto per farvi capire le tre inquadrature diverse. Fate molto caso a quella più larga, la prima. Guardate lo sfondo che si muove. Allora, per fare questa cosa ho usato, dicevo, tre lenti. Mi piaceva tantissimo questo sfondo qui, questa pietra. La volevo fuori fuoco, ma non esattamente fuori fuoco, cioè non completamente fuori fuoco. E mi piaceva tantissimo questa linea di mezzeria, che è quella che abbiamo visto prima pure in Steve McCurry. Vedete che taglia esattamente a metà la riga e mezzo. Lui è posizionato veramente molto simile all'inquadratura che ho fatto prima per Moreno Viglione con la Gibson che vi ho fatto vedere prima. No, non sono autore di testi musicali, Pasquale, mi spiace. Per il recording uso H265 Lucante. Qui con le GH5 si può tirare, visto che questi video sono in 4K, ho usato H265, se no normalmente uso H264. A meno che non registro su Blackmagic, allora uso uno dei ProRes che c'ha lui, che però sono un po' pesantini. Quindi questa inquadratura, vedete, lui è posizionato, se vedete la chitarra, qui e qui, è posizionato praticamente al centro, però rispetta sempre quell'andamento che vi dicevo, cioè lui essendo piegato in questa direzione è più lontano da questa parte rispetto a questa. Quindi questa è la prima inquadratura. Questa, che mi serviva per fare i close up, è una lente 80-300 f2.8 fisso, è una lente molto costosa e molto bella, ed è una lama, veramente, proprio, c'ha un fuoco pazzesco, è lunga così, cioè, sono lenti lunghe così, molto belle. Adesso non so dove l'ho parcheggiata, ma magari la prossima volta vi faccio vedere. Questo mi serviva per fare dei close up. Vedete, io poi quando faccio i close up, dove mi è possibile, cerco sempre due piani focali. Uno è questo, microfono leggermente fuori fuoco, e la mano e il body della chitarra è precisamente a fuoco. A seguire questa, che è un'immagine molto ispirante. Questa qui è una lente 90 mm f1.8, no 2.8, anche questa era ommessa, settata 2.8, con il fuoco battuto qui al centro. Quindi abbiamo una doppia fuorifocatura. Una è sulla paletta, vedete che Taylor si legge un po' di meno, e poi già qui al braccio siamo fuori fuoco. E lo sfondo qui è molto più sfocato. Questo poi magari ve lo spiego un'altra volta, qui ci sta tantissima differenza se sei lontano, se usi un teleobiettivo o un grandangolare. Ok, e vedete questo qui, anche le luci che ho utilizzato, adesso vi faccio soltanto un memorandum dell'altra volta, c'è una luce qui davanti che spara qui sulla chitarra in sostanza, un'altra è qui a destra che spara qui sulla chitarra, e poi vedete c'è questo braccetto nero qua dietro che spara sulle spalle di Jack. Infatti si vede la radente sulla sua testa. Questa luce che vedete dietro di fatto non sta illuminando le spalle di Giacomo, è la Motivational Light, è quella che vi ho raccontato l'altra volta, che io ce l'ho lì, è quel farettino che vedete qua dietro. Questo non illumina niente, è il farone che ho là sopra che mi fa la radente sulla mia testa, che vedete qui un po' dorata sostanzialmente. Gli auricolari uso... Ciao Bruno Tenaglia. Uso il Aria Sound, che è un produttore italiano di auricolari che sono bellissimi. Questi nello specifico sono i Cavatina. Sono bellissimi auricolari. E adesso poi mi rifermo un attimo e vi rispondo un attimo. Quindi, vedete, tutte queste qui hanno diverse ispirazioni, queste inquadrature, e hanno un altro tipo anche di approccio a quello che io voglio che esca dallo strumento. Questa qua è più onirica, c'ha un sacco di sogno, anche per fatto che lo sfondo è molto più bucato dietro. E quella, diciamo, dei primi piani mi serve a far vedere un dettaglio, la uso come inter... Ah, scusate, io sto a vedere il video, ma mica ve l'ho condiviso.
Che bestia. Dicevo, questa è molto più onirica, nel senso, vedete che Diario è tutto molto fuori fuoco, è molto quasi marmellatoso. E poi invece quella dei primi piani mi piace molto per far vedere dei particolari, e questa che si muove dà una morbidezza all'immagine veramente bellissima, veramente bellissima. Poi adesso perché ve l'ho detto che si muove e ve ne accorgete, ma normalmente se il carrello c'è, percepite questa sensazione di movimento, ma non se ne accorge quasi mai nessuno. Nei carrelli, i carrelli sono una cosa proprio che fa magia, ragazzi, eh? Veramente incredibile. Andiamo ancora un attimo avanti, aspettate che ritorno di qua. Vi faccio vedere ancora un pezzettino, poi vi rispondo un altro paio di domande. Poi tra un po' ci vediamo OBS, ragazzi, eh? Quindi sarà così, così stasera si comincia. Questo è un test che abbiamo fatto di questa 335 con Alberto Lombardi. Qui ci sono sempre tre camere, più degli insert che si chiamano le frattaglie in gergo, sono queste. Fatte sempre anche con un carrello, anche queste, vedete? E queste hanno anche un altro taglio, vedete? Ci sono le bande nere sopra e sotto. E servono per mettere a fuoco alcuni particolari sul testo. Intanto mi arrivano i messaggi su WhatsApp che mi dicono: bastardo, con questo carrello l'ho già gasato. Mi ci mancavi solo tu stasera. Vedete, queste sono leggermente diverse, però ecco, sono tutte inquadrature che ti permettono di esplorare varie sensazioni di quello che tu fai sentire. Questa, che è quella che vi servirà per lo streaming, è sempre la stessa. È questa esperienza di tre quarti, cioè appoggiato il taglio alla vita, un close shot alla vita, e da seduti, e dove potete suonare. Vedete la distanza più o meno, poi adesso Alberto si è un po' girato, ma la distanza da questo bordo scusate, dal body della chitarra fino al bordo e dalla paletta fino al bordo, più o meno lo stesso. Questo è quello che vi serve di più durante le registrazioni per organizzarvi una qualsiasi diretta. Vedere, qui c'è sempre lo slider su queste frattaglie. Ok, adesso poi piano piano vi faccio vedere altre chicchette. Intanto vediamoci un paio di domande. Scusate che ci sta un sacco di roba da controllare quando sono veramente da solo. Perché due microfoni, Luca Nonnis? Diciamo la fonica di questo lavoro l'ha fatta Giacomo Pasquali, quello lì è lo studio suo, è l'Hologram Studio, nel video della Taylor, veramente molto. È molto bello, uno studio che suona proprio bene. Penso abbia lui scelto di prendere con due microfoni per poter avere un carattere specifico su certe frequenze. Però se è online, magari ce lo facciamo scrivere da lui. Apri tutto, Duccio. Esatto, sì. Boris Rulez, smarmella. Vincenzo Brunetto, pensavo di prendere una Reflex per le riprese video musicali cover in stanza. Quali consiglieresti, tenendo conto della qualità prezzo come primo acquisto? Allora, adesso ragazzi, ci stanno tanti strumenti veramente molto economici a tutti gli effetti, che però non sono economici come intendevamo una volta, cioè non costano cifre folli, ma si può ottenere una qualità molto vicina a quella che io ho adesso qui, con delle macchine che sono mirrorless, che fanno adesso anche altre macchine, altre marche. Ci sta la Sony, la serie 5100, che adesso penso sia la 6000, perché la 5100 è andata fuori produzione, che è una bellissima macchina. Ha delle lenti sue, c'ha un autofocus molto veloce. Non mi piace tantissimo la correzione colore e l'aberrazione cromatica che c'ha la lente, però quella si può correggere facilmente. Un altro prodotto killer proprio per questa cosa, l'hanno fatto proprio per lo streaming, è la Canon M50, che addirittura non ha bisogno della scheda d'acquisizione video in uscita HDMI, perché l'attacchi via USB e il tuo computer la riconosce come una webcam. Oltretutto è una macchina che costa, non mi vorrei sbagliare, ma con l'obiettivo, diciamo, il fondo di bottiglia di base che hanno tutte le macchine che compri, era qualcosa intorno ai 600 euro, quindi non è una cifra impossibile, considerando che se prendi una Reflex con una lente decente ne spendi almeno 3000, 2500-3000, quindi è molto importante. Ciao, ho capito l'uso del carrello, ma non capisco come dai l'effetto di rotazione del soggetto. Ogni slider ha varie possibilità. Ci sono, diciamo, lo sliding fa questo, cioè fa avanti e indietro su un binario. All'interno, però, quello che uso io c'ha una meccanica che mi permette di impostare un angolo di incidenza quando sta al punto A e un angolo di incidenza quando sta al punto B.
nel passaggio lui vira e si gira durante il trasporto. Io quindi gli faccio tenere al centro del fuoco sempre il soggetto che voglio che sia a fuoco e permetto a questa a questo slider di però farmi praticamente muovere lo sfondo in sostanza. Pare che Canon chiuderà a breve la produzione Reflex, forse la ultima 1DS sarà l'ultima ammiraglia. Ma io non credo che proprio chiuderanno, però ok. Sì, bravissimo Diomedes, la Alpha 6000 quella va benissimo, ottava, ho riconosciuto un'ottava MK012. Credo che lo slider, in pratica il carrello sul monte, ha anche un braccio rotante sul carrello, ma è un'ipotesi. No, in realtà c'ha un'asta al centro e fa quello che vi ho spiegato adesso. Come ottenere un audio professionale per una ripresa di un gruppo musicale numeroso? Michael, questo non è, diciamo, il posto giusto stasera, perché di audio ne abbiamo parlato già l'altra volta con Giacomo Pasquali, però vi prometto che faremo una puntata di questa rubrica, come fare musica in streaming e uscirne vivi, proprio tutta dedicata all'audio, quindi ne parleremo a fondo. Però adesso dobbiamo cercare di uscire dall'impasse e riuscire a partire anche con i primi lavoretti in streaming. Pizza yo, ciao, scusa il piccolo off topic, ma se volessi fare uno stream parlando di musica o di un certo artista, posso far ascoltare la sua musica in stream per poi recensirla, commentarla? Questo tipo di video si chiamano reactions, alcune piattaforme lo tollerano, alcune piattaforme lo permettono, altre piattaforme non lo permettono. Questa parte più organizzativa magari la possiamo vedere, anche legale, la possiamo vedere pure bene un'altra volta, però sappiate che YouTube, per esempio, in maggior parte dei casi, se fate sentire qualcosa di qualcun altro, demonetizza il video, cioè non vi permette di monetizzare il video. Non che sia così grave, non è che su YouTube si fanno chissà che soldi, però intanto qualcun altro gode del vostro lavoro. Alessandro Zilio, la A6000 è diventata discontinua da tipo una settimana, ho fatto giusto in tempo a prendermela. Eh sì, probabilmente sarà uscendo la 6100 o una macchina nuova di quel livello là. Poi Twitch adesso ha aggiornato proprio in questo periodo le copyright policy, che le sto ancora vedendo per bene, però al momento Twitch, fino adesso, diciamo fino a qualche settimana fa, si potevano mandare dei brani originali, anche farli sentire, e non c'erano conseguenze particolari. Però il giorno dopo la diretta venivano mutate le zone nel quale erano stati utilizzati dei brani musicali editi. Tendenzialmente, ragazzi, la regola è questa. Qualsiasi cosa fate, cercate di farla con i vostri contenuti. Magari anche con le cover, però con i vostri contenuti, con qualcosa che voi fate, dove voi siete i creators. Perché io credo che sia bello il fatto di che ognuno ci abbia una pulsione musicale, cioè io traduco sempre questa cosa, che la musica per un artista, comporre oppure suonare, è una specie di conato irresistibile, ma non di vomito, è un desiderio che viene da dentro di dover comunicare qualcosa agli altri, di entrarci più dentro, di avere proprio quello stacco completo con quel freno inibitorio che ci abbiamo dentro e comunicarlo. Ecco, questo secondo me è una cosa bellissima che si può fare a qualsiasi livello, non bisogna essere dei professionisti per fare questa parte qui. Cioè il fatto di aprire, configurare un piccolo software di editing, come stasera vi faccio vedere, adesso iniziamo, mi ero ripromesso che prendevamo un'oretta per questa cosa delle inquadrature e poi parlavamo di OBS, vi permetterà di installare un software open source. Ho scelto OBS per primo, ma si può prendere qualunque piattaforma del genere. Ciao Cristiano, si può usare qualsiasi piattaforma del genere, dove collegare video e audio, luci ce l'avete dentro la stanza, prendete, vi create un canale su YouTube, un canale su Twitch, diciamo Twitch è più proprio dedicato a questa cosa delle streaming, e noi stiamo cercando proprio di creare un nuovo motore di persone, di artisti italiani. Io dico artisti, che sono persone che non devono essere professionisti per forza. Cioè che ci abbiano voglia di raccontare una storia, che ci abbiano voglia di comunicare qualcosa di importante, di loro, della loro vita. Quando questa cosa è verace, è bella, è fatta bene, con cura, non devi essere per forza Freddie Mercury. Puoi tranquillamente suonare e le tue cose, e vedrai che ci saranno delle persone che gli piacerà quello che farai. Magari non sarà il lavoro della tua vita. Ma sti cazzi.
Cioè, è importante è quella relazione che poi si crea con chi ti ascolta. Oggi non lo possiamo fare di persona, perché i locali sono chiusi, non si può suonare dal vivo e comunque si suonava pure poco anche prima. E poi tanta gente normalmente non suona nei locali, non, di solito ci sono i professionisti, no? Gente un po' più organizzata anche, magari uno lavora tutto il giorno, la sera arriva a casa, gli piace suonare, si mette seduto e voglio mettermi là e far sentire qualcosa di me. Magari c'hai 10 persone che ti guardano su Twitch, tu ci chiacchieri così come stiamo facendo noi stasera, però suoni, questa cosa ti crea una relazione con queste persone. E chi ti vede non soltanto ha dedicato del tempo a te che volevi dire qualcosa, ma si è privato, in senso sano, di tutto quello che è l'abuso che ci fanno le televisioni, i social usati in modalità, dico sempre quelli da slogamento del pollice, che è tutta un'altra cosa. La vita con la musica ti dà una vita molto molto più felice. Ciao Luca Lonnis. Qual è la reale qualità audio che è possibile streamare su YouTube in velocità in B? Stiamo streamando serate, è il cruccio dell'audio. Scusa, B intendi bit? Immagino che tu volessi dire bit. Ma dammi conferma così poi ti rispondo. Considerate che Facebook gestisce, partiamo da lì così intanto aspetto che mi risponde. Quando voi fate uno streaming, adesso lo configuriamo il primo, ci sono una serie di parametri da considerare. Cioè, qual è il bitrate con cui volete streamare il video? Adesso vediamo che vuol dire. Quello ovviamente facendo salvo che avete la connessione che funziona, che è quello che vi ho spiegato l'altra volta. Cioè, per streamare una cosa decente servono almeno 7-8 megabit in upload per farlo a 1920x1080, cioè in full HD. Se avete una connessione inferiore si può fare lo stesso, si può fare 960p o 720p, quindi abbassare un po' la qualità, ma si può tranquillamente andare avanti. Ok, scusate. Ok. Poi c'è anche da considerare l'audio, perché l'audio è l'altra parte importante. Ovviamente lo streaming si fa in MP3, quindi un file formato compresso. Più viene compresso questo file, più questo file perde informazioni, quindi mancheranno una serie di frequenze, in particolare le alte vanno a perdersi, le basse si schiacciano, ci sono degli artefatti e così via. Facebook permette di streamare massimo a 128 kbps in audio e in video massimo a 4000 kbps, a 4 megabit si dice, che è una qualità media, diciamo, per una conferenza, per poter fare una chiacchierata tra amici va benissimo. Il problema è che quando si vuole fare musica, 128 kbps per l'audio sono minimi, veramente ridicoli. Allora ci sono altre piattaforme come YouTube che permette di streamare fino a 256 kbps e in video anche più su, diciamo anche in 4K eccetera, oppure c'è Twitch che permette di farlo fino a 8 megabit, 6-8 megabit a seconda del tipo di partnership che c'è con Twitch, e poi l'audio anche a 320 kbps. Vediamo che mi rileggo quella domanda, vediamo se la ribecco. Ciao Pasquale Ascione, bravo, condivido appieno questo discorso. Bene, sono contento. Bit, sì, quello che stavo dicendo. Quindi, il problema dell'audio è che su YouTube, se fate uno streaming a 128 kbps, la qualità è troppo bassa. Quindi la qualità, soprattutto, cioè se io sto parlando va bene 128 kbps, ma se è un ensemble complesso, anche fossero 3-4 musicisti, quindi ci sono frequenze della cassa della batteria, del rullante, dei piatti, l'arch dei piatti, una voce, magari una donna, quindi c'ha le voci, c'ha delle frequenze ancora più vicine a quelle dei medio-alti, questa qui mette sopra un cappotto, l'MP3 a 128 fa proprio questo effetto qui, cioè si sente questo suono molto velato rispetto a quello che si sente normalmente in wave. Io penso che a 256-320 kbps sia il giusto compromesso per una qualità accettabile e bella, diciamo, per fare questo tipo di servizio, quindi in video, con musica e così via. Ho provato il binomio OSB, OBS, chiaramente Twitch è di immediata compressione, molto semplice, come deve essere la tecnologia, perché il tempo migliore lo si dedica al contenuto. Grande, ciao Andrea Martongelli, buonasera. Allora, io ragazzi, intanto, visto che è passato un po', ve lo ridico, anzi vi faccio vedere anche questo video, perché noi ci teniamo davvero a questa parte di lavoro che stiamo facendo per Twitch. Venite a trovarci là sopra, se state su Facebook in particolare, questo videino mi piace tanto, anche la musica che c'è dentro, perché veramente adesso siamo qua,
ci possiamo prendere solo questo, non c'è sta tanto altro. E stiamo costruendo qui una, veramente una grande community di musicisti, proprio che facciano streaming, che non siano necessariamente dei professionisti, ma gente che ama la musica, che ha voglia di condividere nel rispetto degli altri. Adesso qua dentro, crescendo il canale, quello di Music Off, trainerà tanti altri canali che stanno qui dentro, come quello anche di Vince Carpentieri, Massimo Varini adesso inizierà a fare lo streaming qui, Alberto Lombardi e così via. Ci sono tanti artisti e Twitch ha tante feature che permettono di fare questo, questo mestiere. Grande Riccardo Corso, ragazzi, stasera tutti qui a vedere lo streaming, eh? Grandissimi. Vi mando... / Music Off Community. Anche se state vedendo la diretta su YouTube o su Facebook, venite, cliccate proprio sul linkettino e mettete un follow al canale, cioè il cuoricino, così da lì vi arrivano le notifiche di quando siamo online, potete interagire, prendiamo i vostri commenti, li mettiamo qua dentro. Grazie Andrea Tallarico, che io più che grande sono grosso, 190x120, quindi di peso ce n'ho. Bene, avete qualche altra domanda, ragazzi? Perché così poi passiamo anche alla parte di configurare il nostro primo software per fare lo streaming. Andiamo fino in fondo stasera. Scusate, io intanto mi bevo una sorsatina d'acqua mentre pensate se c'è qualche altra domanda specifica di quello che abbiamo detto fino adesso. Ovviamente c'è la latenza, questa cosa magari ve la spiego bene pure tra un po', che quando io dico una cosa, in realtà quando voi la state sentendo, se state su Facebook la sentite un minuto circa dopo che io ve l'ho detta, su YouTube una ventina di secondi, su Twitch 7-8 secondi dopo che l'ho detta. Ciao Ival Volpentesta, ciao, ciao Francesco Mercadante, Thomas grazie mille per lo splendido lavoro che fai per tutti noi con tanta passione e sincerità, grazie, ma figurati, grazie a te che state qui. Io ho un grandissimo rispetto per il tempo e per la vita delle persone, è proprio uno dei cardini del mio modo di vedere la vita, e per me il tempo è vita, non è denaro come qualcuno ci fa credere, ma per me il tempo è vita, quindi se voi state qui a sentire me che vi racconto queste cose, io ho per voi una grandissima stima, ma non tanto perché state sentendo me, è perché state investendo del tempo in qualcosa di bello, che vi coltiva la vita, che vi può... far fare qualcosa di che vi porta gioia, quindi io vi ringrazio tantissimo per stato qua. Sì sì c'ho il mixer proprio qui a fianco, quindi va bene. È possibile che Twitch come app non è presente su Smart TV? Probabilmente le stanno aggiornando, perché non è stato sempre collegato, quindi è molto semplice. Sì. Allora vediamo un attimo. Martino Posenato Music, e ciao Thomas, grazie per quello che fai, per i contenuti sono interessanti, bellissima idea quella di formare una community di musicisti e fanno streaming, non vedo l'ora di iniziare anch'io. Bene, certo, questo, ma voi ragazzi non avete idea di quante persone mi hanno scritto in privato questa settimana? Perché io volevo fare questa diretta, diciamo, una puntata al mese, ma mi avete scritto, mi hanno scherzo 50-60 persone che hanno preso, hanno messo le luci, hanno rubato le abat-jour dalla camera da letto e la moglie li ha cazziati, hanno messo la carta forno sulle lampadine che ci avevano già, hanno fatto delle prove di inquadrature, di cose, qualcuno addirittura ha fatto un PDF del resumé della puntata precedente. Cioè io sono rimasto senza parole, è stata una cosa bellissima, quindi ho detto no dai, facciamola subito che ci sta. Una domanda sul flusso in uscita da OBS, ma penso che ci arriveremo, esatto. Marco Bello, bellissima considerazione Thomas. Ci sono persone come te, anche se non tante, ma abbastanza, che stanno creando una capacità di coesione attraverso il rispetto che radia la musa sonora, ed è vitale. Grazie, io penso che ci sia tanta gente che semina cose belle. Diciamo, abbiamo la fortuna dentro Music Off di avere una storia anche che ci accompagna, e da qui possiamo testimoniare quello che abbiamo sempre fatto. Adesso con le dirette è ancora più vero, perché quando uno scrive manca qualcosa. Io questo so, la faccia mia è questa, e so così con i miei figli, con mia moglie, con i miei colleghi, con tutto lo staff di Music Off, con voi, cioè questo sono, poi se non vi piaccio, sono contento, mi dispiace per voi. Bellissimo vedere Gustoni pochi giorni dopo su Instagram con un lucinome, esatto, sì, anche, ciao Pier Francesco, anche Chicco per esempio si è comprato la luce nuova e l'ha subito sistemata, ci siamo scritti anche perché per la macchina da utilizzare per le dirette, eccetera. Stiamo investendo del tempo
ad imparare nuovi concetti, in particolare stiamo investendo del tempo rimanendo fiducia in ciò che spieghi e ciò che fai per questa comunità. Grazie mille, Daniel Manuel, grazie mille. Marco Alfano, bella iniziativa Twitch, grazie, non vedrai. Luke Detaro, tra un po' mia moglie mi caccia, sto comprando un sacco di cose, tra poco anche io inizierò a fare streaming su Twitch. È così, ragazzi, che funziona. E questo qui è lo studio di mia moglie, io l'ho un po' sequestrato. Poi lei è una storica dell'arte, quindi sono tutta gente seria, con dei libri bellissimi e costosissimi. Quindi, bene. E Michael Cole, Thomas, ci puoi suggerire quali sono gli equipment principali da avere per fare streaming? Allora, questa cosa ci abbiamo dedicato tutta la prima puntata che abbiamo fatto giovedì scorso, che ritrovate sia su Twitch sia su YouTube. Io quindi vi invito con calma ad andarla a vedere. Oltretutto su YouTube c'è, abbiamo inserito i chapters, cioè se vedete nella timeline del video, quella che scorre, vedrete che è tutta a pezzetti e vi vedete i vari capitoli che ci sono dentro per ritrovare velocemente le informazioni. Però in sostanza serve un'ottima connessione, l'ho detto l'altra volta, i 4.5, un'ottima connessione. Diciamo, se fai uno streaming in Full HD ti servono almeno 8, 7, 8, 10, 12 megabit in upload. Altrimenti devi abbassare la qualità, puoi andare a 960p, 720p eccetera. Adesso vediamo come si fa da OBS. Poi ti serve una qualsiasi telecamera, qualsiasi webcam o addirittura il telefono. Se c'hai l'iPhone si può utilizzare Epoch Cam, per esempio, che l'abbiamo vista l'altra volta, che è un'app che trasforma il tuo telefono in una webcam di alta qualità, molto superiore a quelle che normalmente ci stanno. Poi ci sta l'audio, quindi una sorgente audio che sia curata, la vedremo anche bene magari in un'altra puntata specifica, però sostanzialmente per parlare basta un microfono tranquillo, non c'è bisogno di usare i fucili come uso io, si può usare un SM57 o un microfono dinamico veramente economico. Per suonare un'acustica si può attaccare anche il piezo dentro la scheda e metterci un minimo riverbero, oppure ci stanno dei prodotti all in one. Mi viene in mente, l'ho visto proprio di sfuggita oggi perché penso sia stato pubblicato il test ieri di questo prodotto nuovo che ha fatto la Blackstar, che mi era sembrato che facesse proprio questo, che l'hanno fatto apposta per lo streaming, dicevano loro. Poi io sono andato a vedere un attimo l'articolo, ho capito che è uscito su Music Off, scusate ragazzi, ma delle pubblicazioni su Music Off non me ne occupo io, è Salvatore Pagano, il mio socio, che è il Deus Ex Machina della redazione, quindi io non vedo tutti i contenuti che escono. E questo prodotto si chiama Acoustic Core 30, e sostanzialmente questo, scusate che sposto un po' qua, qui c'è un pulsantino, vediamo se riesco a ingrandirla, eccola, che è Line In Streaming. Questo permette di partire, portare questo segnale qua direttamente nello streaming che voi state facendo. E c'è un canale per la chitarra acustica e un canale per la voce. Quindi si può usare anche cose del genere. Ci sono adesso tanti prodotti che si possono utilizzare. Questo è uno, ma ce ne sono tanti. E qui c'è il video test, quindi andate dentro. Giacomo Pasquale ha fatto il test approfondito di questo video, si chiama Blackstar Acoustic Core 30 e ve lo potete sentire, lo trovate tanto su YouTube. Però ecco, questo è un prodotto che fa questo e semplifica la vita a chi non c'ha proprio niente dentro casa, perché altrimenti se avete una scheda audio, un mixerino, qualsiasi cosa, attaccate il microfono, attaccate lo strumento elettrica, acustica, la vostra pedaliera digitale oppure l'ampli, a seconda anche del casino che potete fare, e ci siete dentro. L'altra cosa che serve è un software. Adesso vediamo come funziona il primo. Grande Vince Carpentieri, eccolo, lui è l'altro braccio armato di questa idea di andare a portare i musicisti su Twitch. E Vince Carpentieri, vediamo un po' se l'ho scritto giusto. Allora ragazzi, soprattutto da Twitch vi ho fatto questo spammino, andate sul canale di Vince, ve l'ho segnalato adesso qui in chat, cliccate proprio il link, andate sul canale Vince, mettete follow. Lui fa degli appuntamenti ogni mercoledì sulla didattica, bellissimi. Ci stiamo proprio organizzando, anche scambiando opinioni, consigli, organizzazione. Ieri sera ho ospitato Elisabetta Serio, la grandissima pianista che ha suonato tanti anni anche con Pino Daniele, una persona incredibile, è stata una diretta bellissima. Quindi veramente facciamo rete, andate là, cliccate sul link, andate sulla pagina di Vince e mettete il follow. E vediamo un attimo, grazie al follow Davide Del Monte, grazie mille, benvenuto. Thomas, ho provato a scaricare Epoch Cam su PC ma purtroppo mi dice che non è più disponibile. Strano,
guarda un attimo l'aggiornamento della pagina, sapevo che c'era una versione nuova in arrivo, ma dovrebbe essere fatto. Grazie, grande Vince Anima Rock. Va bene ragazzi, allora adesso direi che possiamo passare un attimo alla parte software. Sostanzialmente adesso che ci serve? Abbiamo preparato la luce, abbiamo preparato la telecamera, abbiamo preparato l'audio, abbiamo preparato la connessione. Adesso siamo pronti, dice, adesso mi siedo e voglio fare la diretta. Ma come faccio? Allora, ci stanno dei software che sono degli aggregatori a tutti gli effetti, dove si può un po' disegnare, un po' inserire, un po' mettere delle sorgenti e così via, che permettono di accoppiare tutti i pezzi, quindi un layout grafico, vedete quello che gira qui, proprio qui intorno alla mia faccia, quel bordino rosso, la fiamma che gira, il bordo che sta intorno alla chat, le grafiche che stanno in basso a destra della schermata dove ci stanno i nomi degli ultimi follower e chi si è iscritto al canale di Twitch, di Music Off, eccetera. Ciao Antonio Tramontano, buonasera. Oppure qua sotto le animazioni che vedono quando qualcuno si iscrive, si segna, eccetera. Tutta sta roba qui si può fare con software esterni. Il sistema che uso io per Music Off è un sistema molto articolato e con un sacco di possibili problemi se non sei esperto. Perché io qua dentro, dove sto parlando adesso, dove normalmente metto gli ospiti, questa parte si chiama StreamYard, che è una piattaforma che è browser based e sta là dentro. Però non c'è niente di tutto quello che a me serve anche dopo. Quindi io prendo StreamYard, lo porto dentro OBS, che è una piattaforma che si occupa esattamente di questo. Aggrega varie cose, grafiche, video, luci, scusate, video, audio, testi, immagini, chat, eccetera. Poi lì dentro, con due software diversi, uno è OBS Live, che mi permette nell'interfaccia che io vedo qui a fianco di monitorare alcune cose, in particolare da lì ci monitoro Twitch, e poi Stream Elements, che è una piattaforma che mi permette di far funzionare alcune cose in automatico. Ciao Luca Siciliano, buonasera, grazie mille. Per esempio, quando qualcuno si iscrive al canale di Music Off, che sia su Twitch o su YouTube, se qualcuno non l'ha fatto si iscriva, così ve lo faccio vedere come funziona, soltanto per simularvelo, e poi così siete anche aggiornati sulle cose che facciamo. Vedrete comparire praticamente qua sopra, qui e qui, vediamo un po' se ci arrivo con le dita, ok, qui praticamente qui sopra ci sta la parte di Twitch, qui sopra c'è la parte di YouTube, ecco, vedete, adesso è comparso qui proprio sulla parte di Twitch. Questo è un trigger, è una grafica, un'animazione che risponde a una certa azione sul canale. Questa azione viene controllata da un software esterno, sempre browser based, che si chiama Stream Elements. Tutta sta roba, che adesso ovviamente non la risolviamo in una serata, ma vi sto spiegando un attimo di che si tratta. Grazie intanto per il follow, Leaf, grazie anche per l'iscrizione a YouTube, Paolo Flumero. E tutta questa roba io poi la mando tramite OBS a un altro software esterno che si chiama Restream, che mi permette di fare uno streaming su vari canali, perché Music Off c'ha un sacco di pagine Facebook, canale YouTube, Twitch, ci abbiamo gli ospiti, tante volte le mandiamo anche sulle loro pagine, ci sta un sacco di roba, e lì c'ho bisogno di fare una transcodifica, perché io mando un segnale dentro a Restream da OBS molto pesante, molto sodo, al massimo della qualità, che è quella che io mando a Twitch. Per Twitch non la trasforma, ma per YouTube e per Facebook ho bisogno che il software faccia una transcodifica, cioè lui cambia la qualità del video, perché altrimenti Facebook non me lo accetterebbe questo video qua. Ciao Albertini 813, grazie per il follow. Quindi è una cosa un po' complessa, però adesso a che serve questa cosa qui che io vi dico? Non serve per farvi spaventare, anzi per farvi capire che con questa roba qui, da un uso semplice che è quello che vediamo adesso, si può fare delle cose pazzesche, però bisogna entrarci un po' più dentro. Però partire e fare una diretta ci vorrà veramente poco. Allora, io qui a fianco c'ho un'altra macchina, proprio separata, perché non volevo utilizzare due OBS dentro questa macchina principale con la quale sto facendo lo streaming, che è un Mac, quindi lo faccio con Mac, ma vale lo stesso, vale per PC allo stesso modo a tutti gli effetti. E adesso io vi condividerò, vediamo se lo trovo, il monitor di questo computer. Quindi questo
questo software che state vedendo qui, adesso mi giro un attimo, questo software che state vedendo qua dentro è Mac, quindi non è la condivisione dello schermo che vi ho fatto adesso. Anzi, aspettate che lo faccio come schermo, che così viene pure meglio. Aspettate un attimo. Ok, orientare screen, sì. Ok, e me ne vado su OBS. Eccolo qua, perfetto. Grazie per il follow, Nico Siga. Benvenuto sul canale Twitch Music Off. Allora, adesso mi riprendo il segnale. Ok, adesso questo è il nostro OBS, così vedete anche il mouse. Perfetto. Allora, molto semplice. Aspetta che... Ok, vediamo. Quindi questa, vedete, è un'interfaccia. Questa qui al centro è la nostra area di lavoro, questa nera che vedete grande qui. Queste qui sono altre tutte una serie di funzioni che adesso andiamo a scoprire. Che succede? Adesso io non volevo scaricarlo in diretta e farvelo vedere, ma sostanzialmente funziona così. Guardate, andate su Google e scrivete OBS download. Ovviamente adesso sto in chiamata anonima e mi cerca qua. Vi manda su questo sito che è obsproject.com download. Vi scegliete la piattaforma per cui è fatto, c'è anche il buon pinguino, per Mac, premete download installer, o PC download installer uguale, e ve lo tirate giù, molto semplicemente. Una volta che è installato, vi troverete in questa modalità qui. Quindi vi troverete questo software pronto e aperto così com'è. Qui ci sono tantissime cose, io invito sempre, anche perché non tutti sanno come iniziare, a vedere dei sistemi un po' preparati a monte che aiutino un po' per fare lo streaming. OBS ha fatto una feature veramente fichissima che si chiama Wizard Configuration. Quindi lui, se andate su Tools, io ce l'ho in inglese, non so se c'è in italiano, io vi invito, questo vale per questo, per OBS, ma vale per tutto, a utilizzare sempre software in inglese, perché prima di tutto vi aiuta con la lingua, ma poi perché la grandissima, stragrande maggioranza dei contenuti didattici, formativi, i forum di supporto sono tutti in inglese. Quindi il problema non è capire quello che dicono, ma il fatto che chiamano i comandi in un altro modo. Quindi installatevelo in inglese, fidatevi del zio, come si dice a Roma. Allora, quindi questo fa Auto Configuration Wizard. Lui apre un pannello di configurazione. Aspettate che cerco di farlo un po' più grande. Eccolo. Dopo vi farò vedere come ho fatto a fare questa figata pazzesca. Scusate che ogni tanto, se non do una tiratina alla sigaretta elettronica, dopo mi viene sonno. Quindi questo ci chiede, vuoi ottimizzarlo per lo streaming, recording, vedete, aspetta, vediamo se riesco a farlo... No, non me lo fa pinciare questo maledetto. Puoi ottimizzarlo per lo streaming oppure per ottimizzarlo per registrare. E non andrò a fare lo streaming. Perché OBS va benissimo anche per creare dei video in diretta, utilizzando e portando nello schermo varie composizioni differenti. Diciamo che vogliamo fare lo streaming, quindi lui mi dirà l'Auto Configuration Wizard determinerà la migliore configurazione basata sulle specifiche del tuo computer e per la tua velocità di internet. Allora, adesso questo Mac collegato via Wi-Fi, perché la linea io ce l'ho esclusivamente col cavo sulla macchina che uso per fare lo streaming per voi, quindi ci pigliamo quello che è. E lui mi chiederà, come vuoi streamare? Se noi sappiamo di avere una buona macchina, questo per esempio è un Mac Late 2017, è un MacBook Pro con la scheda sua dedicata, con l'i7, tutto quanto, so che potrò gestirmi abbastanza bene il 1920. E quindi gli dirò Use Current, altrimenti posso cambiare la risoluzione abbastanza a piacimento. E poi mi chiede gli FPS, sarebbe i frame per seconds, che sarebbe la fluidità, scusate, del video. Più è alto questo effetto, di solito sono i video quelli che sembrano molto scattosi, veloci, molto frizzantini, sono quelli che sono a 60 frame al secondo. Oppure ci stanno quelli da 30. Io qui nello streaming di Music Off uso 25, che è il tradizionale dello video per il mondo europeo. Il mondo americano è leggermente diverso, il nostro 25 frame è il 24, in realtà è 23.976, e il nostro 60 frame per loro è 59.98. Comunque, diciamo, adesso gli dirò che voglio farlo
a 60 o a 30, ma preferibilmente a 60. Quindi a 60 frame ovviamente l'impatto del calcolo della macchina è doppio. Quindi per ogni frame, cioè per ogni fermo immagine, cioè per ogni secondo, ci avrò 60 immagini. Se lavoro a 25 frame al secondo ce ne avrò 25, se lavoro a 30 ce ne avrò 30. Quindi se io ho 30 fps o 60 fps, quel secondo di video in 60 fps costa il doppio di potenza di calcolo. Quindi è veramente fondamentale. Next. Adesso io gli ho detto: dove vuoi streamare? Io gli ho detto YouTube, perché ho configurato il mio canale personale di YouTube, che non c'è niente, è solo il mio account YouTube, e gli ho dato una stream key, che adesso non vi faccio vedere semplicemente perché le stream key sono private ed è importante che siano così. Soltanto una parentesi, che cos'è una stream key? È un codice che YouTube o Twitch o Facebook o LinkedIn o Twitter vi danno, perché è la chiave di casa del vostro canale dove farete lo streaming. Cioè è una chiave privata dove, avendo quel codice, io posso entrare in casa tua. Cioè se io ho la chiave streaming del, non lo so, della Casa Bianca, del canale YouTube della Casa Bianca, posso trasmettergli uno streaming dentro al canale YouTube della Casa Bianca. Quindi è un codice molto importante che va tenuto privato. Quindi mi raccomando, questa cosa, anche quando fate le prove, mettete gli screenshot, lasciatelo privato. Questo codice cosa fa? È quando io adesso da OBS finiremo la configurazione e partirà un segnale streaming verso l'etere, questo etere gli abbiamo dato un indirizzo di casa che è YouTube, il server YouTube, altrimenti c'è proprio un indirizzo URL che si può specificare. Poi si può fare con Facebook, Twitch, quello che vi pare. Questo indirizzo, quindi arriva il segnale video trasmesso da OBS, sta sotto casa di YouTube, e YouTube gli dirà: carissimo, dove devi andare? È come quando vai in banca che devi cercare la tua cassetta di sicurezza. Dice: devo andare al canale YouTube di Music Off, o al canale YouTube di Thomas in questo caso qua. E lui ti dice: benissimo, mi dai il codice segreto? Questo codice segreto è la stream key. Una volta che questo abbinamento è stato fatto, appena premete avvia la diretta dentro OBS, parte il video dentro al canale YouTube che è stato collegato. Tutto chiaro? Vediamo un po'. Andiamo qua dentro. Quindi adesso gli ho configurato questa qui, la chiave l'ho presa prima così non c'era da impazzire, ma magari vi faccio vedere anche dove sta. Anzi, ve lo faccio vedere subito. Se andate dentro YouTube... Adesso io ho il mio canale, no questo, ah scusate che qui sono collegato in anonimo, vabbè ce lo vediamo dopo, è meno importante dove sta la chiave stream, veramente facile. Faccio next, e lui mi dice adesso il bandwidth test, cioè il test della velocità della banda, proverà adesso a mandare, sta per iniziare a mandare uno streaming random di video senza audio al tuo canale, se puoi è raccomandato di temporaneamente mettere down il video, cioè metterlo offline, altrimenti la gente lo vedrà. È già tutto sistemato così, poi lo vedremo questo delle chicche. E lui parte e inizia un piccolo test che dura una decina di secondi. Lui sta mandando una serie di segnali video dentro il canale YouTube per vedere se è tutto a posto. Infatti dice: the program is now executing a set of tests to estimate the most ideal settings. E adesso sta facendo le prove dell'encoder. Vedete, fa 1920x1080 a 60 fps, 1920x1080 a 30 fps, 1280x720 a 60 fps. Quindi fa tutta una serie di test di routine per capire qual è la potenza della tua macchina, la capacità di calcolo e qual è la capacità di risposta della rete su cui stai. Allora mi dice adesso YouTube, adesso questo è veramente piccolino, però mi dice: il video bitrate io ti consiglio di usare 4350 kbps e lo streaming encoder usa questo qua, e puoi fare la base della zona di lavoro a 1920, però io ti consiglio di streamare a 1280x720 a 60 fps. Quindi io faccio: va bene, me l'hai consigliato te, io mi fido, e faccio apply. Tutte le informazioni che io, tutte le azioni che io faccio dentro OBS con il wizard, scusate che vi rimetto di qua, le posso poi andare a recuperare dentro i settings senza grandi problemi. Vediamo un attimo se riesco a
capisco perché non pincia dentro il software stasera. Va bene. Ciao DJ Ale, benvenuto. E anche Antonio Benenato, benvenuto su Twitch. Dentro i settings qui si può recuperare tutto ogni volta, quindi non vi spaventate, qualunque cosa avete fatto in automatico si può fare. Adesso andiamo a capire come funziona la logica di OBS. Mi tolgo un attimo dalla schermata così vedete più grande. Allora, qui abbiamo questa parte qui, grande nera, che è quella che riguarda l'area di lavoro. Adesso vediamo che cosa significa. Qui abbiamo delle scene, qui abbiamo delle sources, quindi sono delle sorgenti. Qui abbiamo l'audio mixer, scene transition, cioè la modalità con cui si passa da una scena all'altra, e poi qui abbiamo i controlli tra cui manda lo streaming, manda il recording, studio mode, eccetera, eccetera. Adesso volevo soltanto spiegarvi solo questa cosa qua che è importante. La logica di OBS funziona così: scene, sources, quindi scene e sorgenti. Allora, la scena è una tavola apparecchiata. Quindi è il tavolo con sopra la tovaglia, con tutti i piatti, con tutte le posate, con tutti i bicchieri, col vino, i fiori, le candele, tutto. Quella è una scena, è esattamente un complesso di varie cose. Ogni scena è composta da più sorgenti, perché io nella mia tavola ci avrò i piatti, che sono una sorgente, le posate, che sono una sorgente, i bicchieri, che sono una sorgente, il vino, che è una sorgente. Quindi vanno trattati in questo modo. Scena è un insieme di contenuti, è un contenitore, e sources è il contenuto specifico di un certo tipo, perché ci sono sorgenti diverse, perché possono essere sorgenti video, sorgenti audio, sorgenti grafiche, sorgenti browser e così via. Ok, benissimo, adesso ce lo vediamo. Allora, adesso andiamo a fare una vera configurazione a tutti gli effetti. Riapro qui. Adesso io ho scena, sono qui sotto. Mettetevi a full screen se potete su un monitor un po' più grande, così lo vedete abbastanza bene. Io vi do al massimo della dimensione. Quindi qua dentro ci avrò le scene, la chiamerò scena 1, scena 2, oppure la posso chiamare camera full, a seconda di come voglio, ok? Se ho bisogno di più scene, non è detto che io ne abbia bisogno, oppure preload o coming soon, sono quelle schermate che io metto all'inizio quando stiamo per iniziare, oppure ci potrebbe essere questa famosa che si chiama intermission, cioè se io devo andare al bagno, metto un intermission, cioè una schermata che vi dà delle informazioni mentre io mi alzo un attimo. E poi potrebbe essere finale, ok? Quindi questo qui è un è una modalità, diciamo, abbiamo fatto delle scene diverse, abbiamo apparecchiato delle tavole diverse. Adesso le tavole sono vuote, vedete? Non c'è nessuna source qui dentro, su nessuna delle scene. Adesso iniziamo con la prima. Vediamo un attimo se riusciamo a farla funzionare. Quindi le scene sono fatte, la tavola è pronta, mettiamo la tovaglia. La tovaglia, la prima cosa che mettiamo per la diretta è di solito il video, almeno per capire. Quindi vado qua, dentro Sources, premo più e vado a cercarmi il mio video capture device. Qui mi chiede come la vuoi chiamare questa finestra. Io la chiamerò camera frontale. Magari ce n'ho più di una, però diciamo è la telecamera che voglio usare. Adesso lui mi chiede che device c'hai collegato. Qui io non c'ho niente, ci ho collegato semplicemente la webcam, quella di default che sta dentro il Mac, che si chiama FaceTime HD Camera. E adesso mi vedete che sto qua, aspettate che mi alzo un po'. Vedete, sono lì. Gli do l'ok. E lui me la sta portando qua dentro. Aspettate che cerco di sistemarmi un po' meglio. Vedete che casino che c'è qua dentro? mi sistemo un po' meglio. Questo oggetto che voi vedete qua dentro è un'immagine della telecamera che io posso spostare dove mi pare. La posso ingrandire o rimpicciolire. La posso anche cambiare di proporzione. Cioè gli posso far fare questo giochetto, vedete, la posso schiacciare, gli posso fare di tutto usando delle macro, premendo shift o premendo control, eccetera, sul Mac.
Oppure posso fare il taglio, che è quello che io ho qui dentro StreamYard, qui su OBS mio, cioè la mia immagine che è questa, scusate che mi giro. Questa immagine che voi vedete all'interno della grafica con la lucina rossa che gira intorno è una customizzazione di questo tipo qua dentro. Torniamo di là. Quindi adesso io decido, oppure vedete come posso fare qua, posso prendermi, scusate, fare un resecaggio a tutti gli effetti, posso tagliare una parte e buonanotte. Aspettate, io la farò. Posso tagliare una parte della schermata e mettere, far sì che la telecamera funzioni soltanto, per esempio, per prendere un quadratino. Oh, scusate che la sto rimpicciolendo. Scusate che col Magic Pad non è facilissimo fare queste operazioni. Ecco, vedete? Io questa qui me la sono costruita qua dentro e l'ho poggiata da una parte. Adesso sta qui. Quello sono io e magari qua dentro adesso funziona a livelli come Photoshop, cioè quello che metto sotto a questa sorgente andrà sotto, se la metto sopra andrà sopra. Andiamo per esempio a inserire una immagine. La chiamerò immagine 1. Vado a cercarmi un file immagine, vediamo se trovo qualcosa. Questa non c'è molta roba dentro sto Mac. Documenti, immagine qua, no. Marco Sfogli, eccolo qua. Mi prendo Marco Sfogli e me lo porto dentro. E quello lo posso mettere come prima, lo posso mettere dove mi pare, da una parte, affiancato a me, oppure anche sopra. Quindi possiamo fare lo stesso giochetto di prima. Adesso la mia camera, vedete che sta sotto a immagine 1, il livello proprio qui sulle sorgenti. Adesso basta che io lo tiro su, sopra, e vengo messo qua dentro. Quindi adesso vedete, me la vado a sistemare per bene, magari per combaciarmi nell'angolino qua dentro. E vedete, la configurazione è già bella che è fatta. Con questa stessa logica, io qua dentro ci posso mettere un frame colorato come questo, in modo che si veda in questo modo qua, cioè che ci abbia un contorno anche questa telecamerina del Mac. La posso ricambiare di dimensione, più grande, più piccola. Posso mettermi a fianco a Marco con la stessa immagine capocciona. Guardate, adesso la metto esattamente dentro al frame rosso di Marco. Vedete, mi ha fatto da bordo il suo stesso frame che era lì a disposizione di questa immagine qua dentro. Quindi questo qua è molto semplice. Qui mi permette di lavorare con le grafiche come farei dentro Photoshop. L'unica cosa è che puoi integrare delle parti video dentro e audio. Oltretutto, la parte di immagini, lui non genera delle immagini, ma vanno preparate prima, si lavora con i PNG, con i livelli trasparenti e buonanotte ai suonatori. Ovviamente questa cosa si può aggiungere ulteriori immagini, questa qua la chiamiamo immagine 2, andiamo a cercare un'altra immagine da mettere qua dentro, come fare, ecco, guarda qua, questa è l'immagine di oggi, come fare streaming e uscirne vivi, lo mettiamo al posto di Marco, vedete? Quindi i livelli, è questo l'ordine, aspettate che lo faccio un po' più grande. Vedete l'ordine? Cioè, immagine 1 che è quella di prima, quindi qua c'era, lo rinominiamo un attimo, così la capite un po' meglio, è più facile. Marco Sfogli, poi qua, stiamo usando Marco per questa cosa, voglio mando un messaggio. Illustrazione, che è quella col mio faccione. Anche il Chroma Key fa, ovviamente, certo. E poi c'è la mia camera che sta qua sopra. Adesso io qui posso anche giocarmi altre funzioni, ma qui vi ripeto, è proprio più una questione di capire come gestire queste cose. Se io voglio che questa grafica qua ci abbia un pezzo di me, un pezzo di Marco Sfogli e un pezzo della grafica che io ho fatto per questa diretta, mi preparo i boxetti, me li sistemo qua dentro. Mi apro l'illustrazione che sta qua dentro, me la sistema anche lei e me la porto qua dentro e vedete che mi trovo esattamente una composizione grafica che è già carina, nel senso si fa in un secondo. Ovviamente, questa magari è una cosa un po' più avanzata, la vediamo magari dopo se ci stanno delle
e cose più specifiche. Il problema è qui che lavorando di mouse, qui non riesci quasi mai, non c'ha le calamite, è fatto apposta per essere molto libero, quindi è difficile beccare il punto giusto di dove deve andare un'immagine. Allora ci stanno dentro una serie di tool per le grafici che sono molto molto potenti, che ti permettono di dare delle misurazioni, copiarti esattamente le posizioni di alcune immagini e replicarlo anche su altre. Vedrete, queste adesso sono abbastanza allineate. E quindi io mi trovo che già questa è una prima configurazione, cioè avete fatto la vostra immagine da una parte e magari qui c'è la chat. Adesso cerchiamo di capire come si possono integrare altre cose. Per esempio, adesso abbiamo messo camera e video. Adesso mettiamo dentro una sorgente audio. Io ovviamente qua dentro non c'ho una scheda audio, c'è quella integrata del Mac. Quindi faccio audio input capture e lo chiamo voce Thomas. Device metto default, ma built-in microphone mettete quello che vi pare. E qua dentro OBS mi ha creato immediatamente una traccia di voce. E questa, vedete da qui, c'è già un suo monitoraggio molto semplice da seguire, classico monitor qui sotto, non superate il giallo che è meglio, ecco, in sostanza. Oltretutto OBS c'è una serie di effettini molto semplici integrati dentro che permettono di migliorare parecchio la qualità di alcune cose, sia per le immagini sia per l'audio. Per esempio nell'audio, poi lo vedremo per bene con calma, ci sono le Advanced Audio Properties che mi permettono di gestire il sync offset. Questo è molto figo, poi vi faccio vedere bene come funziona un'altra volta. Però mi permette di ritardare, scusate, mi giro di qua, mi permette di ritardare il flusso video e il flusso audio rispetto al video, perché tante volte ci sono dei fuori sync tra audio e video, soprattutto quando si fa una alta qualità di streaming o si usano certe macchine professionali. OBS permette di riallinearlo. Poi queste sono cose un po' da smanettoni, proveremo a vedercele per bene in un'altra volta. Io voglio portarvi alla fine di questa diretta che potete fare il vostro streaming. Oppure per esempio dentro, sempre su questa ruota dentata che sta qui, grazie Helen, grazie mille. Su questa ruota dentata che sta qua sotto ci stanno anche i filters, che sono assolutamente degli effetti, in questo caso sono audio filters. Per esempio c'hanno un compressore, un expander, il gain, invert polarity. Si possono mettere anche i VST esterni che usate su Cubase, su Nuendo, dove, Pro Tools, dove vi pare. Ovviamente ricordatevi che quando mettete i plugin, a meno che non c'è una macchina veramente molto corazzata, innescherà ulteriore latenza che poi eventualmente va corretta. Io per esempio sull'audio dentro OBS non tengo niente, metto solo un limiter e qui dentro nel limiter gli do una soglia che non mi superi per esempio i meno 3 dB. È una precauzione perché l'audio viene sempre preparato prima con grande cura durante le dirette, ma voglio essere sicuro che non mi vada mai in picco per non rompere le scatole a YouTube. Io ho visto dall'esperienza, al di là di quello che YouTube dice nelle sue guide, che superare i meno 3 dB con alcune frequenze gli crea la distorsione dentro ai speakerini dei telefoni. È veramente un'esperienza empirica che ho fatto con tanti telefoni e fino adesso mi ha dato ragione. Quindi cerco di lasciare l'audio delle dirette massimo a meno 3 dB, altrimenti mi crea qualche problema. E lo posso fare direttamente dentro OBS. Quindi adesso sono pronto, posso parlare, c'ho il mio video, c'ho le mie grafiche sistemate e stanno qua dentro. Ci sono molte altre tipologie di sorgenti. C'è la Window Capture, quindi io per esempio voglio fare che OBS mi possa prendere un software che io ho installato qua dentro, oppure una schermata intera. È esattamente come quello che fa Skype in sostanza. Quindi adesso gli dico di prendermi la schermata di Google, di YouTube. Io sono qua dentro, aspettate che cerco di arrivarci, e qua dentro vado dentro Music Off. Questa è veramente molto carina sta cosa, guardate. Ecco, prendo l'intervista di Carlo Fimiani la serata che abbiamo fatto con lui l'altra sera. Aspettate che mi porto OBS su un'altra finestra, così me lo posso switchare più facilmente. Ecco, adesso sono dentro OBS, vedete? Lui sta pescando la sorgente YouTube. Ovviamente c'ha una misura un po' strana, vedete? È molto più grande. Allora io che faccio? Riduco questa finestra qua dentro
e mi vado a riformattare l'immagine per far sì che fitti. Se lo devo fare a mano, ovviamente è una rogna perché se c'ho un monitor solo è un po' piccolo, è complicato, si può premere Command o Control su PC F e mi fa il fit to screen immediatamente. Quindi adesso qua dentro c'ho YouTube, però vedete non mi sta portando l'immagine video, che invece ce l'ho qua dentro. Vedete? Lui qua dentro, ok, adesso me la sta portando, non era partita ancora la diretta. Ah vabbè, niente, dai, c'ha qualche conflittino con la scheda audio, scheda video che c'ho qua. Però sostanzialmente, vedete, lui si sta riportando quello che sta qua dentro, è abbastanza molto semplice. Quindi io qua dentro adesso c'ho la schermata YouTube, c'ho tutte le grafiche che mi sono fatto, adesso mi porto la Windows Capture sotto e vedete ho creato un layer ulteriore. Quindi io posso qua dentro, mi posso prendere la mia faccia e me la faccio diventare piccolina. Marco più Thomas, scusate che sul Mac è sempre diverso. Eccolo, con Command si fa. Mi faccio un resize più preciso. Poco male, ovviamente è veramente una cosa fatta al volo, eh? Non dobbiamo fare le cose da precisini. Me li porto qua dentro. E magari ho bisogno di vedere la chat qui a destra. Vedete? Già questo è una composizione che va benissimo. Ciao Marco Alfano, benvenuto su Music Off. Grazie Piero Chianura, ciao, grandissimo. E quindi per esempio qui mi sono portato la chat che adesso la sta prendendo da YouTube, ma stiamo soltanto vedendo. Altri tipi di sorgenti. Jack Input Client, Image Slideshow, cioè io gli posso dare una serie di immagini e lui mi fa lo slideshow con una serie di parametri. E Display Capture. Vediamo un po', questo mi cattura l'intero schermo, una sorgente di colore per fare uno sfondo e così via. Una veramente fichissima è la browser source, cioè io qua dentro mi posso portare dei sorgenti browser. Quindi adesso per esempio, vedete qua dentro mi posso portare un browser intero oppure delle applicazioni browser. Questa cosa ragazzi è una figata interstellare, perché il grosso dei software, anche che voi vedete qua dentro, non sono messi dentro graficamente, sono portati dentro via browser source. Questa cosa che cosa significa? Per esempio la chat che voi state vedendo qui a fianco, da questo lato del video, non è una grafica che sta messa là dentro, quello è un codice generato da un aggregatore delle chat di YouTube e di Twitch che sta dandomi accesso via browser a una certa configurazione dove mi permette di fare configurazione del font, configurazione della grandezza, del farmi vedere la sorgente oppure no e tutta una serie di altre cose, e mi dice guarda questa qui sta su sta pagina web. Io dentro OBS mi posso prendere quell'URL, portarmelo dentro OBS con una browser source e configurarmi quella sorgente dentro OBS. Qual è il vantaggio di questa cosa? È che un'azione che succede su browser, quindi tipo la chat che voi state scrivendo sotto YouTube o sotto Twitch, non va a pesarmi come calcolo macchina mio, ma è gestita da un server esterno, io mi prendo soltanto il file esecutivo, cioè la parte finale del file. E questa cosa ragazzi è una cosa potentissima. Ciao David Sepulveda, ciao ciao, buonasera, tutto bene, stiamo a divertirci un po'. Questa cosa è pazzesca perché mi permette a noi, Bodenark, mettiti su YouTube, vai tranquillo, anche se Twitch ti va lento sarà un problema di connessione, te lo vedi tranquillamente su YouTube. Quindi che succede? Che io mi posso portare tutta una serie di automazioni, di grafiche, di video, eccetera, direttamente dentro la diretta senza il calcolo di potenza della mia macchina. Per esempio quello che voi vedete qua intorno che gira, vedete che c'è questa lucina rossa che gira, o le grafiche che sono qua dentro, quelle rosse, di fatto è un po' come Matrix, quelle grafiche non esistono, non le sto mandando io dal mio computer, le sto caricando su questa piattaforma esterna che si chiama Stream Elements, che mi permette di fare un disegno grafico, lui lo traduce in una versione browser molto più efficiente, molto più ottimizzata, e quindi i file sono molto più leggeri, anche i video sono in WebM, non sono né in MPEG 4, non sono niente. Quando io però gli dico
ho finito il disegno, Stream Elements, come la chat, mi dà un URL. Dice: questa pagina esiste, sta qui, la puoi raggiungere. Io questa pagina me la porto dentro OBS, la metto dentro una sorgente, come ho fatto qui. Vedete, qui c'è proprio l'URL che mi dice cosa ci vuoi fare. Mi chiede quanto è grande, io gli dico 1920x1080, e io questa la metto dentro alla finestra. Questa qui, quella che state vedendo qui, questo dove c'è il disegno di OBS con questa scritta, queste cose blu, questa non è un'immagine, è una sorgente browser. Quindi non pesa niente. Questa cosa è fondamentale, soprattutto se avete delle macchine non tanto performanti. Oltretutto, guardate, io la metto dietro. Quella non è un'immagine, cioè, veramente, mi fa sempre ridere a dirla sta cosa, perché io quando me ne sono accorto la prima volta, cioè, veramente ho realizzato un mondo. Questa roba è una leggerezza pazzesca. Io ho fatto, adesso sto usando quell'immagine lì che mi ha dato di default quell'URL, ma io lo sfondo che voi vedete, questo blu con il logo di OBS, è generato via browser based. Cioè, scusate, è browser based, è generato dal browser, quindi è leggerissimo. Io dentro OBS, nelle animazioni che io faccio per Music Off, che voi vedete qua sotto, ci stanno per esempio quei carrellini che ti dicono quante persone hanno fatto un follow a Twitch, quante persone si sono iscritte al canale Twitch con l'abbonamento, quante persone hanno fatto delle donazioni in bits, tutta quella roba che vedete là, i loro contorni rossi, quella roba che sta in basso, a, diciamo qui sotto praticamente, qui, quelli là viola che vedete là sotto, la chat che sta qui, tutte queste animazioni, o quando uno si iscrive al canale, che fa follow, oppure si iscrive al canale YouTube, qui ci sta la parte di YouTube, qui sopra compare l'avviso, e qui c'è la parte di Twitch che compare l'avviso, sono tutte browser based. Cioè, sulla mia macchina non ci stanno queste informazioni, capito? È una figata pazzesca. Lo sapevano, che ti casavi. Perché ne abbiamo parlato con te anche di OBS. OBS c'ha questa possibilità che è potentissima. Utilizzare software di terze parti per tirarsi dentro delle informazioni pazzesche. Mi fermo soltanto un attimo così vi rispondo a qualche domanda. Ciao Giuseppe Scarpato, Dio scusa, non t'avevo visto, grandissimo. E Max Colaiere, il prato del tubo, Stream Elements è il top. Io mi trovo molto bene. Ci sono altre opzioni, attenzione. Il mondo dello streaming è il mondo della libertà di utilizzo, perché io non voglio usare OBS più Stream Elements, posso usare Streamlabs, è un'altra piattaforma, uno spin-off, diciamo, di OBS fatto da altri programmatori, che mi permette di fare questa roba qui in maniera un po' più pesante per la macchina, perché la roba sta nella macchina, non sta via browser di solito, però mi permette di farlo in maniera più elastica, più veloce, c'ha delle robe già pronte, già si paga un abbonamento per farlo, e con Stream Elements no, con OBS no, ovviamente sono open source, non funzionano così. Ci sono altri software, per esempio c'è Lightstream, che è una piattaforma tutta browser based, dove tu puoi disegnare direttamente nel browser e streamare da lì, se non mi ricordo male. Se sta online, magari ce lo conferma, è quello che usa Vince Carpentieri per fare le sue dirette, Lightstream. Ce ne stanno altri, c'è StreamYard, che è quello che uso io per gli ospiti, che questo però, diciamo, fa solo da contenitore per gli ospiti, non c'ha nessuna funzione di integrazione esterna. C'è un oceano di roba, raga, è un mondo fichissimo, fichissimo, pieno di cose interessanti, tanta voglia di sperimentare, e veramente ti devi anche ingegnare delle cose incredibili dentro. Considerate questa cosa, per esempio, di avere tanti ospiti importati dentro OBS, era una piaga di OBS, nessuno sapeva come fa sta cosa. Io ci ho sbattuto la testa per mesi, io marzo-aprile mi sono fatto 450 ore di lavoro al mese, e telefonate escluse, per cercare di capire come cavolo risolve questa cosa, perché portarli dentro via Skype era troppo complicato, si vedeva male, non mi piaceva, io volevo la qualità come se fossimo là. Alla fine ho trovato il modo di portarmi dei software come questo che stiamo usando, StreamYard, dentro OBS, e poi portarci lo stereo audio, e poi portarlo a 1920x1080, e poi fare il make up video direttamente dentro OBS. Cioè, è un mondo pazzesco, ci sta il mondo, capito? Allora, vi rispondo un attimo. Allora, SNT NSVT dice, cioè ti riservi la macchina
per elaborare il tuo video, il tuo audio, tutta la grafica, accessori, la sbologni via alla web app. Esattamente, esattamente quello che faccio. Io ho una macchina molto grossa qua, perché ho un i9-9009 con 128 GB di RAM e la 3080 di Nvidia. Quindi è una macchina over carica per fare sta roba. Però considerate che io qua dentro adesso, solo sulla macchina principale, ho 5 monitor collegati e almeno una ventina di applicazioni aperte. Perché? Perché normalmente facciamo sta cosa a registro, generano gli highlights della puntata, mi vedo tutta la parte della chat da una parte, le pagine dall'altra parte, c'è il mockup di qua, di quello che è la guideline della serata, c'è un casino di roba. Però non voglio caricarla oltre, perché voglio che tutta la potenza della macchina sia disponibile per lo streaming, per far sì che la macchina funzioni. Ciao Fabrizio, Noè mi manetterò, esatto. Telemetry TV, l'hai mai provato o utilizzato? Massimiliano Boni, no, non l'ho mai provato, non lo conosco, lo proverò sicuramente. Angelo Savarino, ho portato a dormire la mia piccoletta, hai fatto bene. Luca Siciliano, concordo Thomas, è un nuovo mondo a cui bisogna cominciare ad approcciare. È interessante anche ICAM per le chatroom, trovi? Sì, ICAM è la versione, diciamo, è un software molto light, molto semplice, che è solo per Mac, che è molto carino, funziona bene e ha delle ottime potenzialità. E io non lo uso perché non uso Mac, però è carino. Mi piace molto perché ti permette anche di mettere i commenti subito al volo nello schermo, è molto carino. Ciao Peter Pigna, esatto, sì, tutto, se vedete, aspetta, non so se ve l'ho fatto vedere prima, visto che siamo in compagnia, ho postato su Facebook prima, sul mio profilo personale, una foto dove ho detto siete pronti a incominciare, che stasera iniziamo, bla bla, per farvi vedere che eravamo pronti per iniziare. Vediamo un attimo dove l'ho messa, e ho postato questa foto, aspetta che ve la faccio vedere, così vedete anche dove sto. Eccola. Io sono qui, sono seduto qui in mezzo a tutta sta roba, capito? Cioè lì sopra, questi qua sono, ci sono questi monitor, questo qui, su questo monitor adesso c'ho OBS qui dentro, perché lo controllo continuamente con la coda dell'occhio. Questo è il frontale dove c'ho la parte di StreamYard, qui a destra c'ho la chat di Twitch e la chat di Restream insieme, qua sopra c'ho tutti i controlli di gestione dei flussi dati, quindi Restream, live stream di YouTube che mi dice l'analytics di tutta la parte del video, la parte di live producer di Facebook, la parte di Stream Elements con tutti i controlli remoti, quindi ogni tanto butto l'occhio là sopra, che è questo qua sopra. Questa è la camera che sto usando, questa centrale. Questo piccolino che vedete qui, blu, è un monitoraggio che uso qui, è un monitor da 5 pollici ad alta risoluzione che mi esce direttamente dal mixer video del Blackmagic, perché io tutta sta roba, anche quando ho più telecamere le uso, collego tutto qui sotto, c'è un rack della Blackmagic, praticamente sta qua sotto, ma non si vede, è nero, dove ho il mixer video della Blackmagic 8 canali e così via, e lì ci sono ulteriori monitor che controllo. Poi qui questo è un altro portatile che uso solitamente per fare lo streaming quando sono fuori, è un portatile da gaming molto corazzato con la 2080, i dischi NVMe molto molto fatto bene, e qui adesso ho Spotify che mi manda dentro questo backing tracks tutto il tempo, e qui dentro ci monitoro invece non il background di Twitch, YouTube e Facebook, ma il front end, cioè quello che voi state vedendo, lo tengo là dentro per fare il controllo. Poi questo qui carinissimo si chiama Stream Deck, poi vi spiegherò cosa serve. Questo qui è l'iPad Pro che uso per controllare solo YouTube, perché mi serve per fare interventi diretti, e questo è il Mac che sto usando adesso per usare OBS. Qua dietro, queste due lucine rosse che vedete, è il mixer che uso qui per le dirette, che è lo Zoom L12, che è una macchina molto utile per fare lo streaming ed è molto pratica per fare queste robe qua. Scusate che ho visto un po' di commenti, fammi vedere di tornare di là un attimo. Sapresti consigliare qualche buon monitor? Bene, adesso ti rispondo anche qua, anzi aspetta che me lo salvo, scusate. Complimenti per lo studio, davvero bello. No, ma questo, Luca, non è il mio studio, questa in realtà è casa mia, io sono a casa, perché stiamo facendo i lavori allo studio nuovo di Music Off, che è un posto bellissimo dove veramente potremo fare anche tanta musica, perché abbiamo
preso questo studio grande, una stanza sola di quasi 80 metri quadri, alta 5 metri, è uno studio proprio live per suonare, per fare video con grandi lenti, è una cosa molto bella. Però ci abbiamo i lavori, poi il lockdown ha rallentato tutto, quindi mi sono allestito qui, che questo è lo studio di mia moglie, che non so ancora come faccio a sopportarmi. Si vede il Fender però. Esatto. Su OBS funziona lo screen capture? Non ti funziona lo screen capture. Mi spieghi qual è il problema, di cos'è che non ti funziona, Danny? Adesso così lo vediamo. Quanto costa avere uno studio come il tuo? Diciamo, in realtà, qui quello che costano molto sono le macchine, proprio l'hardware, perché la roba dei Blackmagic comunque costa, i computer che uso sono molto performanti, ma io ne faccio un uso professionale e continuativo e con un sacco di anche responsabilità. Cioè, quando metti in onda una cosa, come Andy Timmons, che in una sera tra YouTube, Twitch e Facebook si sono collegate 27.000 persone, l'ho impegnato a lui per stare lì, devo essere sicuro che vada tutto bene. Poi magari può succedere che una sera dice sfiga, però in genere va tutto bene. Quando spendi molti soldi sulle parti di hardware, ti garantiscono un livello di sicurezza più importante. Non lo so valutare qui adesso, però considerate che uno studio video oggi, perché 10 anni fa costava 50 volte di più, per fare una cosa molto alto livello, senza essere la Rai, ci vogliono 15-20 mila euro e c'hai un ottimo studio video. Qua dentro credo vuoto per pieno, tra macchine, lenti, cose, con una decina di migliaia di euro si può fare una cosa di questo livello qui. Bisogna poi configurare tutto, che è una rogna, niente male, ma anche con dei semplici portatili, una webcam e un microfono si può fare musica, questa è la cosa più importante. Mi scopo che tua moglie non ti abbia ancora buttato fuori casa con tutte quelle pacottiglie. hai ragione. Sarete al centro di Roma, saremo a Roma, qui all'Eur, in zona Roma Sud, e speriamo che sarà pronto presto, ci vorrà ancora qualche mese, ma ci siamo. Il cattura finestra, ok, quella è la soglia minima per le macchine, l'abbiamo parlato nella prima diretta, Pierfrancesco Peruzzini, ti invito a vederla, questa è la seconda puntata, però considera, diciamo, per fare un minimo di streaming a 960p, che non è il massimo, un i5 è necessario, per fare 1920x1080, a 4 megabit, 5-6 megabit di rendering ti ci vuole una macchina almeno un i7, un 4007 e 32 giga di RAM, 16 giga di RAM ci vuole, una macchina abbastanza corazzata. E sì, il desktop sta qui a fianco, è un torrone nero a fianco, diciamo, al portatile che vi ho fatto vedere prima da gaming. Sergio D'Armando, mi sa che da lì puoi dichiarare pure quella l'America. No, vabbè, figurati, raga. Cioè, studio prima c'era molta più roba, qui lo spazio è quello che è. Solo pochi anni fa questa roba era fattibile solo da regie televisive, dove solo dipendenti c'era da spendere 15.000 euro al mese, però. Hai ragione, sì. Considerate che solo le luci, io ho un set di luci fotografiche da studio che tre luci costano 8.000-7.000 euro, comprate 15 anni fa, e sono pazzesco. È veramente pazzesche. Però adesso si può avere la stessa qualità, forse anche meglio, con 200 euro, veramente è cambiato il mondo. Allora, andiamo dritti a chiudere. Vi voglio far vedere come fare. Scusate, ho sbagliato il monitor da condividere. Ritorno a questo OBS. Quindi, diciamo, facciamo finta che noi qui abbiamo finito. Cioè, qui ovviamente è alla vostra fantasia lavorare qua dentro. Cioè, potete lavorare in molti modi, mettere le grafiche, mettere un sacco di roba. Vediamo se riesco a rispondere. Aspetta, che aveva fatto la domanda dello screen capture. Guarda, lo screen capture c'è Windows Capture, che è questa sorgente qua. Tu gli dici dove vuoi che la va a vedere tranquillamente, cioè quale sorgente ti va a prendere, e teoricamente dovrebbe funzionare. Se non ti funziona, potrebbe essere un conflitto del software, potrebbe essere un aggiornamento di Windows non fatto. Mac, a volte, se non c'hai l'ultimo sistema, non ti rende la vita facile. Se c'hai l'ultimo sistema, non ti rendono la vita facile la vita da i software che invece c'hai installati. E vediamo qua. Quindi adesso questo è tutto pronto. Vediamo se c'era qualche altra cosa carina che potevamo farvi vedere. Ovviamente ci puoi mettere i controller ovviamente funzione testo, questa è molto molto comoda, perché qua dentro ci puoi mettere configurazione OBS. Qua ci selezioni il font, ci metti la dimensione che tu vuoi, qui andrà bene un 48, una cosa così, ecco, magari la facciamo pure un po' più grande, giusto per darci un'idea.
posso prendermi questo testo, che posso cambiarci il font, tutto quello che mi pare, e prepararmi le mie varie scene di testo, anche più di una, anche con colori diversi, grandezze diverse e così via. Adesso ovviamente dentro OBS, ragazzi, ci sta veramente il mondo da poter fare. Io vorrei arrivare soltanto in fondo e farvi vedere come funziona lo streaming. Adesso, se mi date solo un secondo, mi apro il mio canale YouTube dove sto per mandare questo streaming, quello privato, perché su Music Off stiamo già streamando. Quindi soltanto un attimo che ok, soltanto un attimo che lo metto di qua. Vediamo un po' se riesco a acchiapparlo al volo. Ok, perché adesso io a OBS ho dato la configurazione e gli ho detto vai a streamare dentro al canale YouTube di Thomas Colasanti. Gli ho dato la key stream e l'indirizzo e la sto mandando là dentro. Adesso vediamo se adesso tutto funziona. In realtà vorrei fare soltanto un piccolissimo check nei settings per farvi vedere alcuni parametri. Allora, intanto da qua si può cambiare il colore del tema, cioè di base OBS è bianco e... ma si può fare anche di altri colori, proprio come sistema, vedete, con altri tipi di colori, mettete quello che vi piace di più. Io tengo il dark, che è il default. Lo stream, io qua, vedi, lo sto mandando su YouTube RTPM, il server di YouTube OBS permette di gestirlo in autonomia, però ci metto anche musica per sentire l'audio. Adesso vediamo, magari ci lascio aperto il microfono, così vediamo se registra. E OBS permette di collegarsi all'indirizzo streaming di YouTube senza necessità di doverlo mettere a mano, cioè basta dirgli qual è il software. Io qui posso scegliere, vedete, Twitch, YouTube, Facebook Live, Restream, Twitter, Periscope, oppure una linea privata su un server vostro. Gli do la stream key, adesso andiamo a vedere dove si trova la stream key. Poi io gestisco anche l'output. Lui, vedete, prima mi ha suggerito di farlo a 4350 kbps. Io questo adesso soltanto per praticità, per non sovraccaricare la linea, perché sto streamando dalla stessa macchina, cioè dalla stessa rete, tutte e due le cose. Adesso rischiamo di fare soltanto un po' di casino. Lo metto più grande così vedete. Poi qua sotto mi dice l'audio bitrate. Io qua, vedi, lo posso settare da 20 a 3,20. Lo terrò modestamente a 128 per non sovraccaricare la banda in uscita. E poi mi chiede qual è l'encoder, se voglio che sia software oppure qualcos'altro. Allora, in questo caso mi ha riconosciuto solo software, però l'encoder si può utilizzare anche quelli proprietari delle schede video. In particolare c'è Nvidia che fa un encoder che si chiama NVEC, che è proprio un processore aggiuntivo nella scheda video. Quindi quella, l'encoding, che cos'è? Lui trasforma quello che tu mandi nel segnale video alla tua telecamera, e l'audio viene trasformato con questo processo in un formato completamente digitale. Questo encoding, cioè prende tutto quello che tu c'hai là dentro, grafiche, audio, video, eccetera, brutalmente lo trasforma in un formato che poi spedisce come un unico pacchetto a YouTube, a Twitch o whatever. Quindi questo encoding io adesso col Mac lo farò software, ma si può fare, avendo una macchina predisposta come quella che io uso normalmente, anche per con un encoding hardware che di solito è molto più potente e molto più performante. Torniamo di qua, velocissimi. Poi qua, se vuoi, puoi anche registrare sia simultaneamente oppure anche solo registrare se vuoi. E poi ci stanno i parametri, vedete, output mode qua sopra, può essere sample, cioè la parte, diciamo, controlli minimi, oppure advanced. Quindi qua gli posso gestire lo streaming, il recording, l'audio fino a 6 canali, il replay del buffer. Ci sono tante funzioni che non vi spiego stasera, andiamo facili. Mettete la versione simple e andate avanti. Se lo mettete advanced, qui dentro streaming, nell'encoder che sta qui, potete qui scegliere invece di H264. Io per esempio qui dentro c'è una ATI dentro questo Mac, gli posso scegliere l'Apple VT-H264 Hardware Encoder, che facilita molto questo lavoro, questo processo che fa il computer. Però adesso lo lascio software senza perdere troppo tempo. L'audio 48 o 44 kHz, io di solito uso 48 anche perché le camere trasmettono a 48. E poi il video,
Adesso noi, vi dicevo, stiamo lavorando la nostra schermata 1920x1080 e invece gli sto dicendo fai un output scalato, cioè più basso, perché magari la mia macchina non è abbastanza potente. Allora lui mi ha suggerito di scalarlo, quindi rimpicciolire la stessa proporzione ma dimensioni più piccole a 1280x720. Ovviamente qua, variando i parametri a seconda della macchina che ci avete, questa cosa può essere necessario scalarlo oppure no. Ma adesso la scaliamo comunque a 1280. Facciamo finta che qui è finita la configurazione, poi ci faremo un approfondimento. Adesso vi do pure un po' di risorse dove potete andare a cercare meglio. Questa cosa è finita, non è stato difficile. Ho fatto la mia grafichetta, mi sono impostato i miei parametri. Adesso premo Start Streaming. Se tutto va bene, vedete, questo adesso sta partendo e questo qua si vede qua sotto che sta cominciando a streamare. Vedete, mi dice che sta andando a 4000 kbps, eccetera eccetera. Adesso, se tutto è andato bene, io adesso mi vado a vedere il mio canale YouTube, lo sto vedendo nel backend e vediamo se è partito qualcosa. Vediamo dove sta streamando, perché qui è partito qualcosa ma io qua non lo vedo. Vediamo dove sta, eh. Spero di aver trasmesso la chiave giusta. Vediamo un po' se già lo sta raggiungendo. Qui mi dà l'upcoming. Forse la chiave era diversa. Dove lo sta streamando? Vediamo un po'. Aspettate un attimo che controllo, eh? Che mi sembrava di aver trovato proprio lui. Però questo è stato fatto adesso qui. Questo è un live replay. Può essere che ancora non sia agganciato. Vediamo dove lo sta prendendo. È alla Casa Bianca, sì, può essere, sì. No, che col fatto che ho tanti canali YouTube magari lo sto mandando da un'altra parte. Comunque arriva privato, però per sicurezza magari lo controllo. Se no mi vado a ripescare la chiave streaming, così vediamo pure dove sta questa benedetta chiave streaming. Switch account. Ok. Nuovo momento, ragazzi, così, anzi guarda, vi faccio anche vedere quello che sto facendo, tanto non è un problema. Scheda Chrome, channel content, questo è proprio il mio profilo personale dove faccio un po' di prove, un po' di stronzatine. Vedete, qui c'è un upcoming però non è lui. Allora adesso io gli rifaccio l'evento, intanto stoppo un attimo lo streaming dentro OBS. Allora guardate qua, si fa così: create in alto a destra, go live. Qua dentro mi dirà che c'ho una serie, questo è il pannello che si chiama Black Room, qualcosa del genere. Qua dentro io mi troverò, però era questo, effettivamente era qui, chissà perché non se lo sta prendendo. Settings, vediamo un attimo, questo è il bello della diretta, era tutto figo, funzionava tutto, forse è che non si è preso il codice giusto. Adesso vediamo di portarmelo di là. Allora, intanto qui, vedete, qui c'è lo stream URL, cioè che ti dice a chi lo devi mandare questo codice. Io adesso questo codice di qua me lo passo al volo con WhatsApp all'altra macchina, così ce l'ho pronto e me lo riconfiguro proprio a mano, perché adesso, come vi ho detto prima, ho fatto scegliere a OBS di mandarmi la roba su YouTube secondo i suoi parametri, quindi alcune cose potrebbero essere andate storte. Adesso mi prendo questa e poi mi prendo la chiave, che è questa, vedete, c'è stream key paste in encoder qua sopra, e questa faccio direttamente il copy qua dentro, me la vado a prendere anche questa e me la metto su WhatsApp, e c'ho i due contenuti. Adesso torno un attimo di là, vediamo un po' se qui a questo punto funzionerà. Aspettate che, ovviamente, se vi metto in condivisione lo schermo mentre incollo la chiave, beccate la chiave del canale mio, che ovviamente può essere sia statica sia dinamica, si può fare in tutti e due i modi. Soltanto un attimo, allora vediamo un attimo, adesso gli do il codice, l'indirizzo di casa che lui prima lo stava facendo da solo, glielo do io a mano, quindi l'RTMP eccetera eccetera, e poi mi prendo la stream key. Vediamo un attimo. Ok, adesso gliel'ho risalvato. Adesso gli dico che questo qui deve essere avviato in
latenza normale. E adesso proviamo a farlo ripartire. Start streaming. Vediamo se si sta abbinando. Eccolo, perfetto. Ok, però mi dice che... Ok, allora adesso guardate. Qui... Ah no, scusate, questo. Questo è l'OBS dal Mac. Io qui gli ho detto, vai con lo streaming e lui sta partendo. Adesso la configurazione dentro YouTube l'ho fatta un po' velocemente, però adesso vi torno a me e adesso invece vi condivido questo computer, il pannello di controllo di YouTube. Vedete, siamo dentro al pannello di controllo di YouTube Studio e questo mi sta dicendo, vedi, c'è un problema di risoluzione, ok, questa è una stupidata, poi si risolve. Adesso dice che lo stai mandando su e lo stai mandando con una connessione un po' basso livello perché è collegato Wi-Fi, c'è un sacco di linee collegate. Se io adesso vado qua dentro, io posso prendere questo contenuto e vedermelo direttamente dentro YouTube, come se io fossi un utente a tutti gli effetti. Oppure, adesso questo diciamo è un pannello di controllo di dietro che non viene visto necessariamente anche dagli utenti, cioè non viene visto dagli utenti, lo vede soltanto il proprietario del canale a tutti gli effetti. Adesso però vi faccio vedere che questo video è effettivamente online. In realtà è non elencato, cioè non è pubblico il contenuto, ma siamo online, guardate. Remove, share screen, scheda Chrome, eccolo qua. Vedete, questo siamo proprio dentro YouTube in questo momento e lui sta mandando in streaming quello che io sto mandando dal Mac di qua. Quindi se io adesso qua faccio ciao, qua dentro, tra una trentina di secondi lo vedrete nel video che io vi sto mandando qui all'incirca. E vedete, ci sta il two watching perché sono io e poi sono ancora io, quindi lo sta contando due volte come admin. Tra poco arriverà il segnale, lo vedrete che io saluto. Adesso vedete, ho spostato, ovviamente c'è la latenza perché è la latenza che io mando quel segnale lì a YouTube, lo sto vedendo e lo sto rimandando a voi, c'è un'ulteriore latenza, però di fatto siamo pronti, cioè questo è già sufficiente per andare online e per fare il vostro streaming. Adesso adesso mi fermo un attimo e vi rispondo un po' di domande. Scusate il piccolo qui pro quo, ma non aveva preso direttamente la chiave corretta. Su OBS basta poi premere stop streaming e il lavoro è bello che è fatto. Lui si interrompe su YouTube e il video rimane lì salvato e può essere visualizzato in qualunque altro momento in seconda battuta senza grossi problemi. La cosa importante adesso è capire che questa configurazione, adesso io vi ho fatto vedere velocemente come si può fare, sì, adesso vi do il link dell'altra diretta, ma comunque lo trovate dentro Music Off senza difficoltà. Questa configurazione che io vi ho fatto è stata una configurazione veramente base, per farvi capire la logica di OBS, ma già questa è sufficiente, perché voi create la sorgente, la scena, mettete dentro la sorgente la vostra camera, il vostro microfono e la grafica che vi pare, vi prendete la chiave e l'indirizzo RTMP e la chiave stream del vostro canale YouTube, mettete questi dati dentro OBS, premete start streaming e siete live. È una stupidata da fare questa cosa. Adesso ovviamente io potrei stare qua altre 500 ore a spiegarvi come funziona sta cosa nel dettaglio, tutti i pipponi e così via, ma io sono dell'opinione che le cose funzionano bene a prototipi, perché non siamo mai pronti per andare in onda. Andare in onda è una cosa che ti forma anche tecnicamente, perché tu fai la prima diretta, magari non c'è ne vede nessuno la prima sera, o una persona, o l'hai detto sui social, stasera ho tre persone, e tu fai un po' di prove, fai una chiacchierata così come stiamo facendo noi, magari suoni due brani, poi il computer si ferma, si frizza perché hai sbagliato impostazioni, e quella è una prima prova. Ecco, lì dentro c'è uno start, hai messo la tua prima milestone. Questa cosa di mettere milestone è fondamentale. Parti e fai musica. Parti, il vincolo tecnico ovviamente si migliora continuamente, ma non si diventa dei grandi fotografi studiando la teoria e basta. Si diventa dei grandi fotografi come Steve McCurry facendo le foto. Poi dopo le vedi, ti correggi, migliori, la volta dopo viene meglio. Poi ti vedi, correggi, la volta dopo viene meglio. E questo qui è un flusso non interrotto.
Quindi fatelo tranquillamente, non vi preoccupate, non deve essere nessuno sta lì a dirvi: ah, hai sbagliato le configurazioni di OBS, allora adesso... Ma che te frega, cioè, ti serve soltanto come strumento, per partire. Parti e poi dopo, piano piano, l'aggiustiamo insieme questa cosa qua. Anche perché le domande che fate diventeranno sempre più specifiche e io, in chiacchierate così, dopo la sera ci parliamo un po' di streaming eccetera, arrivate con delle domande verticali, io vi apro OBS, brang, lo sistemiamo insieme in un secondo, perché io qua dentro ci sono stato centinaia e migliaia di ore per approfondire le questioni. In più, se parlate almeno un po' inglese, adesso te lo dico, adesso vi rispondo un po' di domande, se parli un po' inglese, parlate un po' inglese, ci sono molte guide di altissimo livello, adesso ve ne segnalerò qualcuna, però prima voglio rispondere un po' di domande, perché quella cosa di YouTube che non ha funzionato mi ha fatto perdere un po' di tempo e non sono riuscito a rispondervi in diretta. Per la parte hardware audio cosa utilizzo? Io qui adesso qui uso lo Zoom L12, che è un mixer fisico. Io mi piace toccare la roba, io voglio toccare i fader. I software per l'audio preferisco utilizzarli quando c'è da fare mix. Però se c'ho qui un controllo, io devo essere molto istantaneo, a volte per sistemare le cose devo avere il controllo fisico. Quindi ho preso sto mixer Zoom L12, cioè 12 canali, e poi si connette USB, c'ha dei suoi pre, che Zoom fa dei buoni pre, e mi permette anche di avere i layer in Q-Mix diversi, quindi permetto di differenziare l'audio. Ci metti anche musica per sentire l'audio? Ho messo soltanto il video in questo caso, adesso appena YouTube ha finito di fare il giro vi faccio rivedere il video della direttina che abbiamo appena trasmesso. Anzi, eccolo che forse è arrivato, ve lo faccio vedere, vediamo se funziona, magari non funziona. Yes! Allora aspetta che ve lo condivido, Questo l'abbiamo, è stato il nostro streaming insieme. Metto play qui e mi muto io il mio microfono, quello con cui sto parlando adesso. Ci rivediamo solo la diretta. Eccolo, perfetto. Ok, però mi dice che... Ok, allora adesso guardate. Qui... No, scusate, è questo. Questo è l'OBS dal Mac. Io qui gli ho detto vai con lo streaming e lui sta partendo. Vedete quanto ci è voluto poco a fare questa configurazione? È vero che io sono esperto, però è una cosa che a livello di configurazione abbiamo fatto, si poteva fare tutti, non era davvero un problema. È stato veramente semplice. E ci metti anche musica per sentire l'audio? E ci ho messo la voce, andava benissimo. Dove si trova la stream key? Te l'ho fatto vedere, Andrea Di Ciancia. Se non l'hai visto, è abbastanza easy. Comunque sta dentro il pannello controllo YouTube. Su Facebook sta da un'altra parte, che adesso vi faccio vedere come si chiama questa parte. Facebook Live, il link di riferimento è facebook.com/live per configurare evento live su Facebook, però io ve lo sconsiglio perché Facebook ha una qualità audio di merda. E Twitch invece, nel pannello di controllo di Twitch, dentro proprio il... Aspettate che giustamente mi sono... sto rivedendo la diretta dentro Twitch. E nel pannello di controllo di Twitch ci sta lo Stream Manager, dove vi dà tutta la parte di preferenze per i collegamenti, e lì dentro trovate la chiave di riferimento RTMP, si trova abbastanza facilmente, non è un grosso problema. Vado avanti, vi mando il link. Ah sì, certo, scusami, hai ragione, bella idea Fabrizio Stork. La diretta, quella che abbiamo streamato adesso, al netto che poi abbiamo fatto una configurazione più bassa di qualità e tutto quanto, direttina streamata in live durante la serata, se siete su YouTube o su Twitch vi dovrebbe arrivare il link, anzi soltanto su YouTube la sto mandando, scusatemi, ve la mando anche su Twitch, eccola. Grande Alessandro Scanzani, ciao fratello, buonasera. Andiamo avanti. Adesso ve l'ho mandato, Fabrizio Stork. Dunque, Luca Nonnis dice: quindi, se non ho capito male, meglio streamare audio 320 mono che 128 stereo, sempre che streamiamo musica. Io direi, quando si fa musica, ragazzi, si streama stereo, a meno che non stai parlando e basta, fai mono e ok, fai stereo al massimo delle possibilità che la piattaforma ti permette. Fatelo su Twitch, è una piattaforma che è dedicata appositamente a questo.
Facebook oltretutto c'ha una policy per i contenuti multimediali veramente un casino, quindi io eviterei assolutamente questa cosa qua di partire con un'idea di streaming su Facebook. Noi lo facciamo perché Music Off è una piattaforma storica che solo su Facebook c'ha 600.000 erotti iscritti, quindi portiamo questo contenuto anche lì, però la priorità, io lo dico sempre, venite su Twitch a vedere dirette, perché la qualità è più alta, si sente meglio, si interagisce meglio. Come cambio scena quando sei dal vivo? Adesso, mentre sono in diretta, avendo preparato tutte le scene, potrei cliccare su ognuna di quelle scene dentro OBS e cambiarle. Però ci sono dei controlli remoti, che adesso cerco di farvelo vedere qua, ma in realtà non ci so, ve lo posso anche far vedere via browser, non è un problema. Stream Deck, il gatto. Io uso questo, che è un prodottino veramente molto semplice, che è questo, share screen, che si chiama Stream Deck. Praticamente permette di avere un controller fisico, cioè questi sono dei pulsanti fisici, è grande circa così, anzi aspetta, vediamo se riesco almeno a farvelo vedere, che il cavo non è lunghissimo, è questo, vedete? È un po' fuori fuoco, aspetta. Vediamo se riesco a fargli battere il fuoco qui in zona. Dai, eccolo, vedete? Ah no, aspetta che... è un po' piccola l'immagine. È questo. Vediamo se riesco a fargli battere il fuoco di nuovo. Oh signore Gesù, dai. Eccolo. Vedete? Se levo la mano va fuori fuoco. Cioè è un pulsantino, vedete? C'ha proprio dei pulsanti fisici che si premono e fanno delle azioni. Io per esempio, se premo sto pulsante rosso, smette la diretta, quello che sta qua giù. Quindi ce l'ho qui a fianco e questo qua si può dirgli a ognuno di quei pulsanti di fare cose, non soltanto dentro OBS, ma dentro tantissime piattaforme che si possono utilizzare. È molto utile. Vince Carpentiere dice: concordo, basta andare a vedere il primo video di un youtuber, il primo stream di tutti i grandi streamer. Sì, diciamo ci stanno, vi consiglio in particolare questo, questo producer molto molto bravo in inglese che si chiama Epos Vox OBS Guide. Lui ha fatto una guida monumentale, veramente bellissima, e la sua masterclass di OBS è veramente bellissima. Adesso oltretutto fa anche gli update di tanto in tanto, perché ovviamente le cose cambiano, però lui praticamente ha fatto una masterclass che è questa, questo video qui, The Most In-Depth OBS Studio Tutorial Course Ever Made, che è un video che dura 5 ore e 30 minuti, però ha fatto una playlist dove ci stanno tutti i videini che trattano i vari argomenti per entrare più in profondità. Non è necessario per cominciare, però se cercate qualcosa di già pronto, lui è uno dei più bravi, anche bravo a spiegare, non è neanche troppo complicato da capire quello che dice, perché parla un buon inglese ed è molto attento, è veramente un bravo, si occupa di video, di audio, di gaming, di un sacco di cose, è veramente molto bravo, io ve lo consiglio, si chiama Epos Vox, questo qua. Magari vi do il link al canale di questo ragazzone, è questo, per guida OBS. La guida OBS, oltretutto vedete, entrate nel canale e lo trovate qua. C'è poi il corso intro, vedete c'è 101 puntata 1, 102 puntata 2, 103 puntata 3 e così via. Veramente molto semplice. Poi, andiamo avanti. Aspetta, scusa, mi sono perso qua dietro. Dunque, aspide come Matrix. Ma allora siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, Thomas. Ho avuto il piacere di suonare su palchi fantastici come Blue Note, Grandi Piazze. Mi mette davanti una telecamera, mi mette paura bestiale. È vero, la telecamera mette in difficoltà. Io sono con Music Off, ho fatto più di 4.000 video in tanti anni, con tantissimi artisti, più di 300 hanno partecipato ai video nostri. E anche i più skillati davanti alle telecamere fanno un po' fatica. Quindi ci vuole un po' solo un po' di pratica. Massimiliano Boni, grazie Thomas di averci condiviso la montagna di ore di lavoro in questa diretta, vado a sperimentare, notte a tutti, aspettando la puntata sull'audio. Sì, ovviamente queste qua sono dei bignami, ma i libri, diciamo, di sorgenti sono alto livello, cioè la competenza è molto approfondita. La traduzione in bignami è buona quando la sorgente è buona. Se tu ti fai fare un bignami, come succede spesso, ti trova su YouTube,
da gente che non è autorevole, ma non perché non c'è i titoli, perché non sa fare il suo lavoro, perché si è letta delle guide in 10 minuti e pensano di essere degli esperti, il problema è che il tuo bignami sarà veramente messo male perché fa una disinformazione pazzesca. Vediamo un attimo. Ok, Luca Siciliano, ottima casa produttrice, ricorda 95, non penno 2002, si sì, zoom, ok. Luke Detaro, per usare un mixer audio all'interno di OBS ad esempio, usando il mixer che fa da scheda audio connessa in FireWire, perché non riconosce altri canali ma ne riconosce solo due? OBS prende solo il mix, puoi dargli soltanto il left e right, quindi la somma di tutto quello che tu mandi alla scheda, non è una DAW. Puoi tu fare un lavoro dentro una DAW esterna, Cubase, Pro Tools, whatever, ti fai là dentro il mix che vuoi o su un banco analogico esterno e a lui gli mandi il left e right. Non è una DAW multitraccia. Può registrare fino a 6 canali simultaneamente, ma non è una DAW multitraccia. E ok. Marco Bello, per complimento che hai fatto David, ascoltarti solo per il sound della tua transmission, infatti sì. Vediamo un po', thank you. Che figata Tom, grazie mille, davvero troppo figo, vedere quello che abbiamo fatto insieme stasera, troppo forte. Gigi De Palo, ammazza quante ne sai, io non ci capisco nulla ma ti ascolterei per ore. Ecco un altro oratore di quelli grossi. Francescone De Rossi, ma secondo te si può fare la stessa cosa con un controller MIDI? Dici di cambiare le scene, intendi? In realtà ci sono dei software di mappatura molto avanzati che permettono addirittura dallo Stream Deck di pilotare macchine esterne, audio, video, luci, fumo, eccetera eccetera, e non credo che lo ritrovo velocemente, ma ci stanno delle guide molto belle, quindi la risposta tecnica secondo me è sì, non è così immediato. Lo Stream Deck lo attacchi USB, c'è un suo software di configurazione, ti dice a sto pulsante fagli fare questa cosa, cioè questo pulsante voglio che diventi grande e quello ti dà tutto grande e mi toglie la chat, questo pulsante voglio che mi torni alla prima schermata dove chiacchieravamo all'inizio, quindi ritorna qui e mi riporta qua e io posso parlare da qua sopra. Adesso riportami la versione small e quindi mi riporta la versione small, che sono tutte le preparazioni che io gli ho configurato. E quando hai tutti gli iscritti sul tubo non è semplice fare esportarti sul Viola, infatti li trasporti un po' alla volta. E Twitch ovviamente è una cosa che ci vuole del tempo a lavorarci, noi dentro YouTube abbiamo 112.000 iscritti, quindi piano piano un po' di gente viene qui, però è molto più efficace per lavorare, oltretutto c'ha dei tools fantastici, faremo una puntata apposta solo su Twitch e parleremo un po' di alcune feature molto belle. Consigli sui setup multicam, mi riferisco a una camera frontale e una in close up per riprendere lateralmente, intendo una camera per riprendere le mani in una video lezione di chitarra. Ok, se dovete fare proprio un video a tutti gli effetti, ma questa cosa si può fare anche in streaming, vi faccio vedere questa cosa qui, molto molto bella, che abbiamo fatto, in realtà la stavo facendo vedere all'inizio della diretta. Per esempio si possono usare più camere come questa per fare più riprese. Questo fa, vedete, c'è la figura frontale di Alberto e poi ci sta la parte close up sulle dita con un'altra camera e questa è l'altra camera dall'altra parte. Quindi ci sono varie possibilità. Io penso che la cosa importante sia questa da capire, che quando... Grande, grande, grazie della sub, Francescone De Rossi, grazie mille. Quando dobbiamo vedere la mano destra, è bene che la telecamera sia da qui, cioè in questa direzione, perché altrimenti la sinistra ti fa mettere a fuoco l'indice della mano sinistra, ma le altre dita non si vedono a fuoco. Se devi far vedere la destra, la sinistra lo fai al contrario, quindi scusate che si sta spostando dove dice lui, eccolo. Se devi far vedere bene la sinistra, è bene stare da questa parte qua in modo che vedi tutte le dita. E soltanto no, vabbè, questa cosa magari ve la faccio vedere in un altro momento. Comunque non ci manca tanto, abbiamo quasi finito, è che già 11:30. Grazie mille, Luke Detaro, ok. Diomedes 9, Doc, secondo te con una connessione molto buona ma un PC non proprio performante, si può raggiungere quantomeno il livello della diretta di prova? Assolutamente sì. Cioè, lo streaming si fa anche con dei cessi a pedale, come si chiamano a Roma. Ovviamente partite, nel senso, anche con ovviamente non so parlare di computer di 10 anni fa, neanche nei sogni. Cioè, macchine che c'hanno 4-5 anni con corrispettivo di i5 o Ryzen dall'altra parte
e 8 giga di RAM con la webcam della telecamera e una scheda audio attaccata, ce la fate tranquillamente a farlo. Magari configurate un po' più basso, 720p, non è per forza necessario fare Full HD, cioè io da qui posso streamare anche in 4K, però non è necessario, soprattutto per iniziare. Poi l'appetito vi è mangiando, ragazzi, quando fate le prove vedete che le cose funzionano e c'è un bel engagement con la gente, vi divertite un casino, guarda. Dopo verrà voglia di fare anche altre cose. Grazie Andrea Tallarico per i 100 bits, grazie mille. Questo... una cosa carina di Twitch anche che gli artisti che fanno parte di Twitch li potete supportare poi iscrivendovi al canale con le sub, proprio subscribe, e addirittura si possono fare gratuitamente, tipo il 5x1000 con, se avete un account Amazon Prime, perché potete iscrivervi a un canale su Twitch gratuitamente e il canale Twitch ne prende dei vantaggi, dei benefici. Oppure c'è questa moneta virtuale che si chiama Bits, che sono quelli che ha usato adesso Andrea Tallarico, che si comprano proprio sull'interfaccia di Twitch e si possono donare a chi fa streaming. E quindi immaginate che qui venga il vostro chitarrista di riferimento o un amico che streama e fa musica per voi quella sera e voi state lì a sentire, chiacchierate un po' insieme in chat, fa una cosa che vi piace, gli potete offrire un caffè, i 100 bits, so, un caffè circa. Poi si può, a seconda di quello che vi piace o no, si può sostenere il canale, non sostenere il canale, si può regalare l'abbonamento al canale a degli amici dentro la chat. È una cosa molto carina, quindi permette soprattutto di immaginare quello che oggi è la situazione, dove ci sono tanti artisti che suonano e adesso stanno ovviamente anche in difficoltà con la parte economica, perché non si suona dal vivo. Magari vi fanno delle cose belle come quelle che succedono su, cioè viene una serie, ti fa una lezione, una masterclass, potete anche sostenerli economicamente. Questo qui è uno dei sistemi. Alessandro Vedovini, grande, ciao, buonasera. Si può fare un mix a distanza con questo sistema avendo tutti e due stesse casse audio? Quanto si perde in audio? Beh, diciamo che avendo tutti e due i file sorgenti in locale si può fare sicuramente anche streaming. Se devi passare l'audio, noi abbiamo provato con Giacomo Pasquali parecchie volte, va bene, ovviamente la finezza finale del mastering non si sente così tanto la differenza. Bene, ok, vi faccio vedere un paio di cose ancora, soltanto proprio visto che abbiamo finito, intanto se non ci avete altre domande su questo, vi volevo far vedere altre due o tre proprio cosettine veloci di delle, alcune inquadrature che prima mi avete chiesto. Una è questa, che è quella del fatto di stare con la spalla indietro. Lui è Eric Gales, che abbiamo fatto una bellissima intervista con lui qualche anno fa, chitarrista pazzesco. Allora, intanto guardate questa inquadratura di tre quarti, quindi taglio qui diciamo all'altezza del ginocchio, sotto il ginocchio, e lui è qui nella regola dei terzi, che è quella che vi dicevo prima, quindi una riga qui, e lui, vedete, la testa sua è posizionata proprio all'incrocio della regola dei terzi. E lui poi è mancino, quindi è tutta un'altra storia. Quindi questo, abbiamo fatto questa parte di video, questi sono i movimenti con la testa fluida e così via. Poi lui mentre suonava, poi gli abbiamo fatto questa intervista e vedete questa impostazione, si vede questa camera su Stefano Tavernese che fa l'intervista e si vedono le spalle di Eric. Qui invece si vede la testa, il retro della testa, la spalla di Stefano e si vede la faccia di Eric. Questa è una camera di tre quarti, vedete sempre la regola dei terzi, cioè lui è posizionato sul terzo, questo qui di destra, sulla linea qui, e i suoi occhi guardano nella direzione, date spazio davanti all'inquadratura, cioè non si può mettere una capoccia qui, non funziona che guarda in quella direzione qui, deve guardare verso qualcosa che abbia spazio. Dopodiché vedete qui, immaginate due righe, una qua e una qua, sono al centro e i suoi occhi e bocca sono esattamente al centro, che è quello che io ho qui. Vedete, se voi immaginate questa linea qui, due linee qui che passano in questa direzione, i miei occhi e la mia bocca sono esattamente al centro rispetto al sopra e al sotto. Questa è un modo corretto di fare l'inquadratura di questo primo piano schiacciato, così come sto facendo io, oppure come quello che avete visto adesso su Eric, cioè vedete, sta qui al centro. Queste sono delle chicche micidiali, sono veramente semplici, però sono delle chicche pazzesche. Vado veloce, e qui c'è quest'altro che è un'ulteriore intervista, questa volta a un pianista bravissimo che si chiama
Luigi Ranghino, un pianista incredibile, ragazzi. Abbiamo fatto questa intervista. Qui sono quattro camere addirittura. Eravamo alla sede di Yamaha di Milano. E vedete, c'è questo, c'ha uno slider che si muove, vedete? Quest'altra qui, lui sta parlando con me, è sulla regola dei terzi opposta e facciamo vedere anche il pianoforte. Dopodiché alcuni altri movimenti, questa che è con un'inquadratura diversa, vedete che c'ha le barre nere sopra e sotto, e poi qui c'è il pianoforte lucente che fa il riflesso la luce, e lui è sempre qui con la regola dei terzi ed è centrato rispetto alla percezione orizzontale. E qui, questo qui è il carrello, guardate lui che è impostato adesso con la stessa inquadratura che ho io, leggermente più indietro, c'è un po' più di aria, sta così circa. E questa è una inquadratura molto bella, molto introspettiva, si permette proprio di vedere proprio le pieghe del viso, le espressioni che fa mentre parla. Sono delle inquadrature molto belle che si usano quando si fanno le cose musicali. Poi quando suona, ci sono degli intermezzi qua dentro, l'ho ripreso in questo modo, ve lo faccio vedere soltanto perché magari siete dei pianisti, potete fare questa diretta molto semplice. E vi mettete la telecamera così, vedete, è tutto in campo, vedete? Però guardate che bella anche questa, anche con lui che entra proprio dentro la telecamera, che fa lo slide avanti e indietro. E lui qui, vedete, si vedono le mani, non si vede tutto il pianoforte perché lui si è concentrato in quest'area qui a suonare, e si vede la sua testa che sta sempre in quel punto dove ho detto. Questa poi in intervista è sempre un po' articolata, c'è un sacco di telecamere, c'è un sacco di cose da fare. Bene, ok, direi che questa roba qua è fatta e... Allora, Chicco Gussoni, eccolo, buonasera a tutti, mi scuso. Intanto Alessandro Vedovini, grazie per 100 bits, e grazie per il tip Francesco Neto, scusate che ero distratto, non lo stavo vedendo. Softec, ho letto che Twitch è molto aggressivo a livello di problemi relativi al copyright, fino a che punto si può arrivare facendo musica su questa piattaforma? Che dovenia per la domanda, sono uno dell'ambiente. In realtà puoi fare musica su Twitch, ci sono centinaia, migliaia, milioni di streamer che fanno musica, ovviamente non dovete passare i brani originali. Il problema è quello che gente che mette play e si fa le playlist e si sente la musica con gli amici, o se vede i film per intero su Twitch, è questo che va bloccato. È stata fatta una nuova rilascio delle normative copyright di Twitch proprio 2 settimane fa, lo sto ancora approfondendo, magari una sera ci facciamo una diretta su questo. E vediamo un attimo. Chicco Gussoni, buonasera a tutti, mi scuso ma sono arrivato ora, questa sera c'è la presentazione del nuovo album del capo Baglioni su RaiPlay, non potevo essere assente. Hai ragione Chicco, ti abbiamo pure citato all'inizio perché diciamo che dopo la diretta dell'altra volta hai preso subito la luce nuova per lo studio e ti sei dato subito da fare. Grande, così si fa, capito? Si parte, si fa un piccolo step, prototipo e si va. E DJ Ale, ciao, grazie mille, complimenti, domanda, ma si può streamare contemporaneamente su Facebook, Twitch, eccetera? Diciamo, il multistream è concesso dappertutto, Twitch lo scoraggia, ti dice vorrei che tu streamassi prima da me e poi da altre parti, però diciamo in un periodo di transizione dove porti gli utenti verso Twitch si può comunque fare. E Ste dice, attenti che Amazon Twitch dovrà comunicare al fisco in tutta Europa tutti i guadagni che fate con i servizi web. Bisogna fare come le battone, suonare per... Ok. Sì, ovviamente chi si registra su Twitch e fa lo streamer, nel senso che diventa un affiliate o un partner di Twitch, quindi gli si possono fare le donazioni, gli si può fare la subscribe al canale, gli si possono dare i bits per dargli un contributo, lui comunica a tutte le informazioni a Twitch, che gli è come qualsiasi azienda, Musicoff è un'azienda, gli abbiamo comunicato tutti i dati nostri e quindi loro emettono regolare fattura per i proventi che ti vengono dati, a noi come a qualunque professionista. Non si può lavorare in nero, anzi, quindi è pure un modo di andare contro a quello che è l'evasione fiscale. Aspettate che mi riprendo questa schermata qua. Ok,
Quello di sostenere i musicisti è una grande idea, Thomas. Io ho seguito uno stream di Orianti al Whisky a Go Go. Si potrebbe fare anche in Italia, paga un biglietto virtuale per seguire una live. Esatto, si può pagare un biglietto virtuale o semplicemente abbonarsi ai canali. Quando tu ti abboni ai canali, tutto quello che viene fatto è un piccolo contributo che tu dai a un canale, gli dai supporto. E lì dentro c'è sta la programmazione di quel canale. Su Music Off c'è la roba nostra, sul canale di, non lo so, gli Halloween, che è una bellissima band americana che fanno streaming bellissimi su Twitch, i soldi gli arrivano a loro, quindi puoi seguire anche più canali, le cifre sono minime, il supporto si può fare. Ragazzi, spendiamo soldi per delle cazzate pazzesche, spendiamole per le cose belle. E Softec, grazie mille. Chicco, due luci, bene, ho visto la foto solo di una, mi hai aperto un mondo. sì, soltanto che adesso poi è come la tana del bianconiglio, tu ti infili ma non sai mica quanto è profonda. Aggiungerei, meno male che è tutto alla luce del sole, Giuseppe Scarpato. Sì, infatti, questa è una cosa buonissima, perché qui non c'è più da discutere con il locale che non ti vuole fare la ricevuta, non paga l'Empals. Cioè, qui se vuoi fare il professionista, e diciamo per farlo a certi livelli, inevitabilmente bisogna farlo bene, e quindi costa anche competenze, attrezzature e tutta sta roba qui. Se lo vuoi fare e vuoi che questa cosa possa diventare un lavoro per te, e va bene, non lo deve diventare per tutti, può dare un piccolo supporto a tante persone, però lo devi fare fatto bene, bene che tu sia assolutamente in regola con tutto. Vi faccio vedere, per esempio, guarda, c'è un canale molto bello che si chiama Dan Drumstone, che oltretutto è live adesso, e appena abbiamo finito la diretta da Twitch io vi porto con la funzione Raid da lui. Lui sta streamando adesso su Twitch, in diretta, è in diretta in questo momento. Vedete, lui adesso sta chiacchierando un po', però lui è un batterista. Lui prende, suona i brani, c'ha un sistema multicamera molto avanzato, molto carino, addirittura con gli slider e tutto quanto. Adesso sembra che non l'abbia ancora attivato. E lui suona, prende e suona, fa esercizi, suona le basi, suona i brand, suona i pezzi, si diverte come un pazzo, è proprio un ragazzino, io lo seguo spesso, siamo anche diventati un po' amici, amici virtuali ovviamente, non ci sono mai incontrato nella vita ancora con lui, e lui adesso sta qua, che adesso si sta preparando a questa serata, quindi adesso lui parte, adesso ve ne faccio vedere anche un altro, magari lo andiamo a trovare quando poi finisce la diretta. Vedete Halloween, quelli che vi ho nominato adesso, hanno un loro canale. Vediamoci per esempio lo stream, se hanno uno stream appena registrato ieri. Videos. Ecco, questa è la diretta di ieri sera, no, 5 giorni fa. Aspettate che mi tolgo qua. Vedete, loro hanno questo livello qui, eh? Cioè roba da paura. Cioè, vedi, sono in tre, cantante, chitarrista e batterista, e loro hanno tutto un sistema di streaming fatto veramente bene, mentre suona questo, poi penso sarà un video di reaction dove loro chiacchierano più che suonano. Cioè loro fanno spettacoli così, eh? È roba che si fa su Twitch, non ci sono problemi. Adesso praticamente, quando adesso finisce la diretta, si può fare questa feature molto carina che si chiama Raid, che è una funzione di Twitch molto bella, dove si possono prendere tutti gli utenti di un canale e portarli in un altro canale. E questa cosa alimenta questo circuito di amicizie, di relazioni, di coinvolgimento, si conoscono persone di altri canali e poi magari ci partono delle collaborazioni. Ci sono tantissime, tantissime cose molto fighe. Bene cari, allora io vi volevo dire due cose veramente molto carine. Intanto, prima di tutto, grazie di essere stati con me fino adesso, abbiamo fatto anche stasera quasi 3 ore di chiacchiera. E martedì prossimo c'è questa bellissima diretta con Alberto Lombardi, che anche lui è un bravo streamer, sta facendo ogni sera, fa il suo Monday Live alle 9 sui suoi vari canali, anche su Twitch. Anzi, adesso vi do il, se siete proprio su Twitch, /SO, e Alberto Lombardi Music, please mettete andate a quel link che vi è comparso adesso su Twitch, mettetegli un follow al canale, perché veramente ne vale la pena. Alberto è bravissimo, musicista pazzesco. Martedì ce l'avremo in diretta per noi, in esclusiva, da soli, e lo faremo suonare tanto, ci racconterà tanto. Lui è un produttore anche molto bravo, un fonico, chitarrista elettrico acustico, veramente super bravo. Poi settimana prossima, ragazzi, c'è la rivoluzione francese, perché il 10, giovedì,
partiamo con questo nuovo progetto di Music of Young, con quattro veramente bravissimi, che sono questi qua, i primi quattro con cui partiremo, e due big. Io ho pensato questa cosa, cioè di portare tanti giovani, ci stanno così promettenti oggi, intorno ai 20 anni, che io veramente penso sia arrivato il momento di fare un'alleanza per il futuro. Li voglio portare in diretta, li intervisterò con la stessa dignità con cui faccio con i professionisti che vengono qui, dai tastieristi e batteristi a Andy Timmons, a Lee Ritenour. La prossima settimana, sabato, ci sarà anche lì, e li facciamo suonare. Dopodiché interverranno due big ogni volta in diretta, in ognuna di queste dirette, e loro li potranno intervistare, potranno fargli domande, potranno curiosità, magari daranno dei suggerimenti sulla professione, sullo studio. Sarà una cosa veramente molto bella. Soprattutto sarà un modo straordinario per far sì che questi ragazzi possano testimoniare la loro determinazione, tenacia, entusiasmo, tutti i caratteri positivi che li portano ad avere questi risultati. Questa è gente che suona veramente bene e che possano veramente influenzare anche tanti altri più giovani di loro, che magari sono un po' persi per strada, e anche tanti trentenni che sono un po' persi per strada ultimamente. E questa penso che possa essere una vera rivoluzione culturale, perché io mi ricordo che quando eravamo ragazzi abbiamo tutti iniziato a suonare per imitazione, perché c'eravamo i miti, perché c'era proprio un'aria diversa. Questa cosa un po' nel tempo si è persa. Io penso che adesso possiamo ricreare quel magic di quel tempo e far stare, creare degli eventi come questi, dove ci siano ragazzi talentuosi, ragazzi veramente a posto con la testa, soprattutto, che non siano prime donne, fenomeni da baraccone, ma vengano là e si mettano in gioco con l'entusiasmo che hanno e con la gioia anche di farlo, col rispetto che hanno per i colleghi, per la voglia di condividere i contenuti che fanno gli altri colleghi, di fare il tifo per gli altri anche, per le cose belle che fanno. C'è Oscar Wilde che dice: siamo tutti bravi a compatire i dolori di un amico, ma ci vuole uno spirito veramente alto per gioire dei successi di un amico. Ecco, io penso che questo sia un bel momento per seminare, perché siamo alla frutta, ragazzi, in generale. È un anno che siamo a casa, il mondo della musica è paralizzato, e in tanti negozi stanno chiudendo, i distributori stanno chiudendo, ma capite che questo è un momento dove non è che possiamo aspettare che questa cosa si risolva con uno schiocco di mano. Io credo sempre che le rivoluzioni funzionino veramente, anche le più grandi, se non quelle che partono dal basso. Io voglio partire dal basso. Ci mettiamo tutta la nostra competenza, tutto il nostro lavoro, tutta la nostra voglia di fare cose, e assolutamente voglio coinvolgere tanti, non mica soltanto loro, tanti ragazzi a fare delle cose bellissime, perché penso seriamente che ne valga la pena. Ecco, facciamolo insieme. Venite a vedere giovedì che cosa succederà. Ci sono già tanti professionisti che hanno fatto tutta una serie di video sponsorship a tutti gli effetti per queste attività, per i ragazzi, per il fatto di seminare delle cose positive. Ecco, si può fare, si può fare. Siamo stati per anni ognuno a coltivare il proprio orticello, si può fare veramente di meglio. Io ne sono convinto, sono 20 anni che lo seminiamo su Music Off questa cosa, però adesso, attraverso le dirette, attraverso il video, il fatto che siamo veramente a contatto, quasi posso saltarvi in braccio, meglio di no perché io sono pesante. Però adesso c'è questa relazione dove ci si guarda negli occhi, non c'è tanto da nascondersi dietro un testo scritto. Adesso penso si possa fare. E se seminiamo oggi qualcosa di bello, secondo me potremo vederne i frutti. Se siamo là, rimestati dentro casa, a fare il nostro orticello dietro l'appartamento, è molto probabile che probabilmente tra un po' di tempo questo mondo sarà un po' estinto, questo nostro musicale. Si può fare tanto, quindi giovedì 10 alle 21 non prendete appuntamenti, perché sarà veramente l'inizio di, io lo vedo proprio l'inizio di una nuova era, una era nuova, un nuovo umanesimo musicale, ecco, esagero proprio, esagero alla grande. E vediamo un po', vediamo un po', i baracconi li abbiamo lasciati dove devono stare, esatto. Antonio Tramontano, il futuro è qui, incredibile ormai quello che si riesce a fare, è bellissimo ciò che fate, grazie mille. E Andrea Tallarico, quest'ultimo discorso lo taglio, lo pubblico, addirittura, ragazzi. Angelo Savarino, Thomas al posto di Conte, grande, guarda, al massimo. Ma credo, la politica è una cosa che mi ha sempre appassionato, ma non è per me. Io sono troppo un entusiasta per fare sto mestiere.
e chi manca sono fisso tra lavoro, studio e voi. Esatto. Io sto qua, ragazzi, tutti i giorni a organizzare. Quei giorni che non facciamo streaming, organizziamo la prossima diretta. Quindi veramente c'è tanta passione, tanto entusiasmo. Io veramente sarà un po' come sono fatto come persona, ma mi sono accorto che in tanti anni, quando ci sono stati dei momenti di grandi crisi, e ne abbiamo passati diversi ormai, noi siamo aperti dal 99 con Music Off, abbiamo passato la guerra del Golfo, quel tempo lì, l'11 settembre, poi la crisi finanziaria del 2008, scusate che bevo, che c'ho la lingua che ormai è collegata al palato, adesso il Covid. Ecco, io sono sicuro, sono sempre stato convinto che ogni volta che c'è un momento di grande crisi, non so perché, ma l'uomo tira fuori il suo meglio. E io sono convinto che tutti possono essere persone migliori, ma non è un migliore io contro un altro. L'avversario da migliorare sono io. Quindi io devo cercare io di dare il mio meglio per trasmettere un impulso alla mia vita che non soltanto trasformi la mia, ma sia anche strumento di trasformazione per la vita di qualcun altro. Secondo me, cioè, è meglio così, è anche più divertente. Quando stai a casa e ti fai solo i cazzi tua, è anche noioso, ragazzi, scusate. Quindi veramente io vi ringrazio tantissimo di essere stati da noi. Se clippate qualche pezzo del video, taggatemi, che mi fa sempre piacere questa cosa qua. Splendida diretta, non vedo l'ora di vedere Lee Tenor. Sono cresciuto col suo sound e quello di Dave Cruising con i GRP. Assolutamente, sono emozionatissimo, ragazzi. Domani abbiamo il test audio con lui, con tutti i suoi sound engineer, video, audio. Sarà una cosa pazzesca. Poi lui l'ha presa veramente seriamente. È un uomo omicidiale. Io non vedo l'ora di incontrarlo sabato prossimo. Sto ragionando bene cosa chiedergli, perché è uno dei miei miti assoluti. Quindi sarà una diretta bellissima. Riccardo Corso, grazie mille. Io adesso ti mando un messaggio pure a te, poi saprai. E quindi ci vediamo, ragazzi, martedì 8 dicembre con Alberto Lombardi, e vediamo se c'è ancora un altro messaggio da leggere. Grazie mille, grazie tantissimo per questi commenti. Spero che questa diretta vi sia stata utile. Se vi è piaciuta, mettete un pollicino su YouTube, condividetela, soprattutto ricordatevi di lasciare un commento sotto YouTube a fine diretta, non questo della chat che passa laterale, ma quelli proprio che stanno sotto. Grazie mille, ci vediamo, rimango qui, vi lascio l'ultima schermata e ci vediamo martedì 8 dicembre con Alberto Lombardi.